Buonasera, buonasera, buonasera Modena, buonasera Andrea. Buonasera, Chiara. Buonasera a tutti voi che siete qui alla Forum Monzani, ma buonasera anche a chi ci sta eh, seguendo dal web, dai social network. Benvenuti a questo terzo e ultimo giorno di incontri dell'inventario eh, del possibile. Abbiamo analizzato il primo giorno i protagonisti, ieri i luoghi del possibile. Sì, abbiamo parlato di alcuni concetti chiave delle sfide che ci pone dinanzi questa pandemia e di ciò che potrà essere dopo, i concetti di sostenibilità. La transizione delle aziende verso il green, chiaramente le sfide climatiche e le sfide poste anche dalla rete. Oggi invece affronteremo gli strumenti del possibile, a partire eh, dalla conoscenza, dalla formazione fino ad arrivare alla partecipazione politica. A concludere eh, questa giornata e a tirare le fila della Tre giorni ci sarà il Ministro Giovannini. Allora, invitiamo anzitutto sul palco per i saluti. Eh, inaugurale della giornata di oggi, Eugenio Tangelini responsabile del servizio External Relations di Biperbanca. E Giuseppe Laterza, ideatore e promotore di, eh, questi, di queste giornate, editore di La Terza, benvenuti. Prego microfono. Buonasera, buonasera, prego. prego. ci stiamo incrociando <ride> con i microfoni <ride> Andrea. Allora, anzitutto la parola uh, a Eugenio Tangerini, insomma, per uh, questa saluta. Siamo all'ultimo giorno di questa tre giorni. Insomma, abbiamo cominciato al Teatro Storchi e oggi qui al Forum Monzani. Sì, riflettevo prima: se all'interno dell'inventario del possibile ci sono i luoghi del possibile, questo lo è già, perché mm. in effetti il a Forum Monzani da una dozzina d'anni è un posto dove si viene ad ascoltare gli autori, dove si dialoga, dove c'è fervore di idee, prima sempre in presenza per un paio d'anni, soprattutto in streaming, adesso con qualche fatica, ma stiamo ricominciando, per fortuna anche a essere in presenza, ma diciamo c'è anche la, la tecnologia che ci aiuta al contempo, quindi sicuramente è il posto giusto, Bipper la chiamano la banca che sa leggere, è una definizione molto impegnativa, bisogna esserne all'altezza, però ieri dicevamo una cosa allo Storchi che mi ha colpito, le aziende devono essere sostenibili per definizione, e lo sono se creano valore nel lungo termine. Ecco, un modo per creare valore per gli stakeholder, questa parola ormai un po' abusata, però insomma, per i portatori di interesse è anche quello di promuovere la cultura. Noi, noi cerchiamo di farlo, lo facciamo qua da una dozzina d'anni, continueremo a farlo e in questa occasione lo facciamo in un modo che è particolarmente interessante perché mette insieme le forze e l'economia degli stakeholder ancora, intorno alle istituzioni, quindi il comune. Erte, soprattutto l'editore La Terza e gli altri che vorrei definire, compresa B, per più partner che sponsor, si costruisce un progetto per andare a creare valore condiviso, dove? Sulla conoscenza, sulla partecipazione che sono i temi di oggi. Quindi c'è una circolarità che rende particolarmente, permettetemi, suggestivo, interessante, appropriato essere in questo posto oggi. Grazie, grazie. La parola ora a Giuseppe La Terza. Insomma, abbiamo... Capito che, e lo sappiamo, che tradizionalmente il Forum Monzani è un luogo di incontro e di confronto ed è quello che stiamo facendo e abbiamo fatto in questi giorni. Sì, buonasera. L'unico motivo che giustifica la mia presenza <ride> sul palco, prima di ascoltare i relatori, e sono quelli per cui siete qui, è di ringraziare prima di tutto i nostri ospiti Biperbanca e non solo perché io sono felice di essere qui. In un luogo che è diventato negli anni un punto di riferimento per la cultura italiana, perché, come dire, eh, qui sono passati veramente alcuni dei protagonisti del nostro dibattito pubblico, eh, ma anche perché Biper ha investito, come ha detto Tangerini. Su questa idea della banca come un soggetto attivo del dibattito culturale, quindi non soltanto come un propulsore di sviluppo economico. Non c'è sviluppo economico senza anche consapevolezza e cittadinanza. E poi approfitto anche della presenza del sindaco e dell'assessore Boltolamasi per ringraziare il comune di Modena che, devo dire, ha sin dall'inizio condiviso questa esperienza di cui ragioneremo ancora, miglioreremo, eh, tireremo fuori come dire, ciò che può essere utile per condividere appunto la conoscenza che è il fattore fondamentale dell'esercizio della cittadinanza. Amartya Sen, che è venuto tante volte qui a Modena anche per il Festival di Filosofia, in un suo libro che si chiama La democrazia e gli altri, lo posso citare perché è Mondadori, quindi diciamo non, ha, non, ha, non faccio eccetera, scrive la democrazia più che sul rito elettorale che si fa anche in paesi autoritari, si fa sulla qualità del dibattito pubblico, è quello che dà il segno di una democrazia. Ecco, eh, ringrazio molto la Fondazione di Modena e consentitemi di dire alla fine che oltre che eh, Rai News e Radio 1, vorrei chiedere un applauso a Chiara Paduano e Andrea Gerli, Grazie. che ci hanno, hanno, hanno guidato devo dire in una maniera come dire, di, di grandissima qualità, dando a questi incontri e credo sarà anche oggi, non solo il ritmo che per un giornalista è fondamentale, ma anche lo spessore, perché non sempre le, le, le due cose vanno insieme. Quindi grazie mille. Grazie, grazie a Giuseppe grazie La a Terza e grazie a Eugenio Tangerini. E dunque, allora, cominciamo. Cominciamo, parliamo eh, di conoscenza oggi e Prima lo vedremo però. anche a teatro, in questa eh. lettura, perché il teatro ci ha accompagnato in questa... No, Prego. <ride> Una cosa fondamentale, visto c'è, cioè, ho guardato Barboni, grazie a Ert, naturalmente, l'ente teatrale Emilia Romagna. Grazie, dunque, dicevo, ci ha accompagnato anche il teatro, non solo ci ha ospitato nei giorni scorsi, ma ci accompagna anche qui oggi, parliamo di conoscenza e cominciamo con una lettura proprio su questo tema. A tra pochissimo. Una volta mi è capitato di parlare nella facoltà di Medicina della Sapienza di Roma e di leggere lo stupore dipinto sulla faccia dei colleghi, quando ho provato a dire che non solo nel mondo antico, ma anche nel mondo contemporaneo, le pratiche mediche sono la madre di tutte le scienze, una fonte fondamentale di spinte teoriche. Insomma, l'hanno scambiata per una forma di piaggeria nei loro confronti. Del resto, se si esamina la legge Casati sull'istruzione, quella del 1859, il disegno è già assolutamente chiaro. C'è una cultura alta, che è quella classico-umanistica, c'è una cultura marginale, quella scientifica, e poi c'è una cultura per vili meccanici, che pur serve per sopravvivere, eh, ed è quella degli studi tecnici. E questa è rimasta la partizione classica che ha dominato per decenni nel sistema scolastico italiano. Esatto, e che a me pare profondamente sbagliata. Ma questa è solo una parte del dubbio che l'uso della parola cultura provoca se riferito esclusivamente alle forme intellettualmente più elaborate. Io resto affezionato a una definizione più larga di quel termine e più precisamente a quella che forniscono sia etologi che antropologi e quale definizione sarebbe? Dunque, chiamiamo cultura quel complesso di elaborazioni condizionate dal patrimonio genetico di una specie vivente, ma non dettate da questo, nascenti piuttosto dal rispondere ai bisogni che quella specie trova sul suo cammino. Trasmissione per imitazione, ricombinazione di elementi già dati, invenzione sono le tre radici della cultura intesa a questo modo. Negli anni 70 Danilo Menardi pubblicò un libro di larga divulgazione intitolato provocatoriamente L'animale culturale, in cui analizzava tutti i fenomeni legati alla capacità innovativa di specie viventi diverse dagli esseri umani. Ebbene, queste capacità innovative sono originate non da una curiosità intellettuale, ma da un bisogno pratico che stimola la curiosità intellettuale. Capire come funzionano i sistemi simbolici e di accumulo delle informazioni da parte dei virus, per esempio, è un'acquisizione di enorme interesse per chi si occupa di semiotica e di teoria della comunicazione allo stato puro. Ma queste indagini hanno poi ricadute sull'immunologia. E l'immunologia ne ha a sua volta sulla nostra vita di esseri umani e così via. Ma torniamo a quella nozione larga di cultura. Sì, ci torno. Eh, ci torno per aggiungere che qualunque popolazione, anche la più incolta, come diremo in riferimento alla cultura intellettuale alta, non può non avere una sua capacità di elaborazione culturale. A me pare che questa definizione larga sia utile per lo studio di qualunque cultura, per poi considerarne i fenomeni specifici come le formazioni intellettuali più elaborate o la diffusione di conoscenze attraverso la scuola. Questa definizione larga è particolarmente preziosa nel caso della frantumata realtà italiana, dove mi pare che ci si orienti con sufficiente sicurezza soltanto tenendo conto delle molte facce che la cultura ha assunto. Eh, può fare qualche esempio? I fenomeni di arricchimento o di deprivazione si possono osservare soltanto tenendo conto di tutti questi aspetti. In altri termini, se ci si riferisce esclusivamente alle culture intellettuali, si ha una visione abbastanza distorta e rischiamo di perdere di vista en fenomeni enormi quali... La rivoluzione è avvenuta in campo linguistico, per esempio, una rivoluzione in parte nascosta, in cui la cultura alta non è pienamente consapevole, perché rifiuta persino i numeri, i numeri che ci permettono di capire che cosa è successo davvero tra la metà del Novecento e oggi. La nostra lingua nazionale, 50 anni fa, era sconosciuta perlomeno a due terzi della popolazione e oggi... Oggi è parlata dal 95% degli italiani ed è scritta da molto più di un terzo della popolazione. Ma non è questo il fenomeno che a mio avviso merita più attenzione. La scuola è stata accettata, ma vissuta come l'istituzione che assicurava livelli formali di conoscenza, che offriva... Il pezzo di carta, un'alfabetizzazione più alta, molto più alta delle generazioni passate, ma questo non è sufficiente. Se nella bottega familiare della prima metà del Novecento era ragionevole che bastasse una persona capace di leggere una carta e di firmare un contratto con il padrone, e quindi che avesse una terza elementare. Nella realtà urbana degli anni 60 e 70 e poi sempre di più, questo tipo di competenze minime e di alfabetizzazione minima sono via via diventate insoddisfacenti. È vero che i livelli di scolarizzazione crescevano, ma le generazioni giovani non sono riuscite a tenere il passo con richieste sempre più complesse che vengono dall'organizzazione sociale, dall'organizzazione produttiva e soprattutto. Non hanno trovato nelle scuole un orientamento sufficiente a sostituire quella trasmissione di valori. Sì, anche di valori. So che questa parola fa paura ad alcuni, ma di valori sono bussole per orientarsi nel mondo al di là del sapere. Ed è vero che i livelli di scolarizzazione crescevano, ma le generazioni giovani non sono riuscite a tenere il passo. Insomma, una lettura eh, amara questa di Tullio de Mauro. Allora noi vogliamo partire eh, proprio da qui, dall'istruzione. L'Italia è tra i paesi europei con la percentuale più alta di eh, dispersione scolastica. Parleremo anche della didattica a distanza. Eppure eh, noi siamo riconosciuti come la società della conoscenza. Allora, la domanda che faremo ai nostri ospiti questa sera è la conoscenza ci unisce o ci divide? E allora li invitiamo sul palco, Chiara. Andrea Bortolamasi, Barbara Bruschi, Massimo Florio, li accogliamo anche con un applauso. E Giovanni Solimine, prego. Buonasera, benvenuti. Allora, io partirei con la professoressa Barbara Bruschi, docente di didattica e pedagogia eh, speciale all'Università di eh, Torino. Lei ha pubblicato con la terza didattica a distanza com eh, come potrebbe essere. Ecco, si è parlato molto di didattica a distanza in questo anno e mezzo e su questo volevo chiederle un suo giudizio da esperta. E poi, eh, quanto è attrezzata la scuola italiana nelle sfide del presente? Bene, intanto buonasera a tutte e a tutti e grazie per questo invito. E anche grazie per questa domanda perché parlare di didattica a distanza oggi rischia di banalizzare il tema, mentre parlare di quanto la scuola sia o non sia attrezzata per affrontare le sfide del presente mi sembra molto più promettente. Beh, innanzitutto è complicato parlare di scuole in Italia, perché, eh, se noi immaginiamo di guardare una sorta di mappa, potremo notare che ci sono scuole nello stesso perimetro molto eh, innovative. Con grandi attrezzature di qualunque tipo, sia tecnologico sia per quanto attiene al capitale umano, e nello stesso perimetro ci sono scuole che invece sono ancora molto indietro rispetto a entrambi i fattori, a entrambe le variabili. Quindi è già difficile poter generalizzare, è già difficile avere un'idea di scuola, benché pubblica, che presenti le stesse caratteristiche e quindi permetta un discorso eh, univoco. Però il problema delle attrezzature, di quanto sia attrezzata la scuola, è un po' più complesso rispetto alle sole attrezzature tecnologiche che normalmente vengono citate perché parliamo di didattica a distanza, perché parliamo del digitale. E penso che eh, sempre ragionando di attrezzature, appunto, come dicevo prima, indubbiamente dal punto di vista tecnologico c'è grande variabilità, ci sono situazioni diversificate e... Per certi versi la pandemia ha dato un impulso significativo a una maggiore digitalizzazione oggi con il piano nazionale si sta parlando di portare le scuole a, a una connessione eh, più, più efficace a una serie di eh, sviluppi tecnologici che prima eh, non erano presenti però la tecnologia è poco rispetto, eh, se noi dovessimo fare una graduatoria di ciò che è importante per innovare e per attrezzare la scuola, tutto sommato le tecnologie forse potrebbero quasi venire per ultime. Eh, ciò su cui bisogna concentrarsi è il capitale umano. Eh, è abbastanza eh, significativo che siano più di 40 anni che noi parliamo dei processi di innovazione della didattica, della scuola, grazie alle tecnologie. Sono più di 40 anni, oserei quasi dire 50, che si parla di ICT nella scuola, che si parla di una scuola che dovrebbe rispondere alla complessità dell'oggi, che ormai è diventato ieri. E, eppure anche il presente è molto lontano dall'essere ancora adeguato rispetto alle competenze digitali, ma soprattutto rispetto a una questione che forse è stata focalizzata bene durante la pandemia, cioè alla cultura del cambiamento e alla cultura dell'innovazione. Eh, noi abbiamo un capitale umano scolastico fatto di docenti che non sempre sono competenti dal punto di vista sia digitale sia metodologico, cioè abbiamo ancora ampi spazi di sviluppo per una metodologia, per delle metodologie didattiche che siano realmente innovative e capaci per esempio di essere più inclusive. Eh, visto che si parla di eh, conoscenza che ci allontana, che ci esclude o ci include, abbiamo degli studenti che hanno ampiamente dimostrato di non essere quei nativi digitali che noi immaginavamo erroneamente da tanti anni e che nel momento in cui hanno dovuto cambiare il loro modo di studiare, sono andati in crisi, non solo per il modo di studiare, ma sicuramente hanno dimostrato di non essere così competenti e così attrezzati. Ma sta sfatando una falsa credenza in questo. Eh, eh. beh, devo dire che noi è da, da tanto tempo, e dal 2001, da quando è uscito l'articolo famoso di Prensky che disse sì. Digital Natives, chi aveva un po' presente con la ricerca chi sono e chi erano i giovani sapeva benissimo che quello era un falso mito e lui stesso poi è tornato sui suoi passi. E poi abbiamo le famiglie, perché le famiglie non sono sempre così disponibili ad accogliere una scuola innovativa, digitalizzata, c'è ancora un sano e sacro terrore eh, per gli schermi e quindi se dovesse pervenire alla domanda dire che la scuola è o non è attrezzato è praticamente impossibile perché sarebbe troppo superficiale, diciamo che abbiamo bisogno di concentrarci e di focalizzare davvero qual è la variabile fondamentale. Ecco io vorrei chiedere all'assessore Bortolamasi allargando un po' il discorso sia scuola sia eh, investimenti in cultura ora eh, a Modena il comune ha investito anche in questo festival e quindi eh, sappiamo anche che eh, c'è interesse negli investimenti in cultura sul territorio l'Emilia Romagna poi è eh, insomma è notoriamente un'eccellenza da questo punto di vista a livello nazionale ma ci sono delle diversità proprio sul territorio eh, anche le più evidenti sono tra nord e sud. Ecco, quali sono, anzitutto, per evitare che questo divario eh, aumenti, eh, le best practices da esportare, che si possono esportare? Tanto, si sente, sì. buonasera a tutte, buonasera a tutti. Eh, la domanda, come dire, meriterebbe un panel ad hoc. Eh, provo a concentrarmi sul presente perché... Questo è uno dei temi, se non il tema che ci sta interrogando come amministrazione in una fase lunga di uscita dal Covid, dove più che parlare di consumo culturale, ha senso di parlare di partecipazione culturale, partecipazione culturale diffusa. Io credo che gli assi di intervento siano principalmente tre. Il primo è immaginare la cultura come un'infrastruttura materiale e immateriale che al pari dei servizi sociali, delle reti di welfare, dei nostri territori, delle nostre città, è in grado di ricucire quell'ordito di relazioni, quell'ordito di comunità che la pandemia ha interrotto, perché un anno e mezzo di distanziamento fisico è un dato che... Eh, ineluttabile che di fatto abbiamo introiettato ma lo vediamo anche nella difficoltà nel ritorno alla partecipazione certo. in, eh, in presenza. Il secondo aspetto collegato strettamente il primo è eh, immaginare eh, gli interventi in politiche culturali all'interno di un disegno più ampio e sto alla città e sto alle scelte eh, radicali che la città sta facendo eh, nel eh, suo nuovo piano urbanistico generale, l'ex eh, PRG, inserendo gli ambiti di competenza e di pertinenza culturale come vettori identificativi della città e in particolar modo mi riferisco alle scelte che sono state fatte di rigenerazione e rifunzionalizzazione di spazi e di contenitori ex-industriali e post-industriali riqualificati, rigenerati, riconsegnati alla città con una funzione eh, culturale prevalente e questo aiuta anche eh, nel superare l'eterno dibattito tra luoghi in abbandono, di degrado, di percezione di sicurezza, di insicurezza, perché come dicevo prima la cultura è parte integrante dei sistemi di welfare delle nostre, delle nostre comunità. E il terzo aspetto è la capacità. Di provare a sperimentare anche delle forme e eh, dei modi nuovi e diversi per allargare il, eh, il pubblico. Lo dico alla luce anche dei dati, in particolar modo riguardanti la fascia 25-34 anni, che sono dati di estrema sofferenza, non solo per quello che riguarda gli ambiti della formazione, ma anche per quello che riguarda gli ambiti della partecipazione culturale, anche qui. Eh, bisogna essere onesti se ogni tanto ci mettiamo non eh, su una platea ma su un palco e si guarda dall'alto la platea di un teatro come dire eh, eh, ci si rende conto per utilizzare un luogo vivo e vitale dove però si fa molta fatica a lavorare per ampliare il, eh, il pubblico e la capacità che i soggetti le organizzazioni, le istituzioni culturali hanno di sperimentare forme e linguaggi eh, differenti, utilizzando anche uno strumento come le innovazioni tecnologiche e digitali, che non, sono, non hanno né un'accezione certo. positiva né un'accezione negativa, può aiutare a superare questa fase, che è una fase oggettivamente molto complessa, che però, come si diceva giustamente anche prima, insiste su fragilità che erano già presenti che hanno portate alla luce ulteriori ecco, linee di frattura chiara e allora parliamo di eh, ricerca con il professor Massimo Florio, docente di Scienza delle Finanze all'Università eh, di Milano. La privatizzazione della conoscenza è il titolo del libro edito eh, Dalla Terza. Ecco, un titolo che già dice molto rispetto all'esistente. Eh, anche ieri è emerso come ci sia questo urgente bisogno di creare conoscenza in campi in cui eh, non si possono generare profitti a medio termine. Ecco, come eh, bisogna investire nella conoscenza? nel modo giusto? Beh, questa è una domanda a cui eh, se sapessimo esattamente la risposta avremmo trovato il, il modo per sollevare il pianeta eh, intero. La mia, la mia risposta è in due parti. La prima parte è che eh, intanto bisogna rendersi conto, credo, da parte dei governi che l'investimento in conoscenza Ehm, è oggi eh, l'investimento chiave. Eh, spesso i governi ehm, si sono attardati, anche in tempi recenti, eh, su ehm, schemi di investimento pubblico che in grande parte ehm, appartengono a una visione dell'economia che è un po' passata, cioè un'economia di beni tangibili, un'economia di beni materiali, ehm, che ovviamente ehm, restano importanti, ma ehm, per esempio in Europa eh, la parte dei servizi eh, rispetto al, al prodotto ormai viaggia quasi verso l'80% dell'economia, quindi sono oggetti intangibili che funzionano ehm, con la conoscenza più che con eh, le, le macchine. E questo c'è un'analogia anche con i discorsi che si facevano prima no? sulle attrezzature nella scuola, cioè, certamente è, è una buona co cosa non avere te tetti cadenti. Eh, o, o non ha norma. Dopodiché pensare che il problema sia quello di eh, infrastrutturare le scuole o di infrastrutturare le università con degli oggetti tangibili che ci risolvono i problemi è un po' un'illusione, un po' una, una visione vecchia. La, la conoscenza che ci serve, l'investimento che ci serve nella conoscenza è eh, la creazione eh, di eh, un bene intangibile che è la conoscenza stessa, cioè è il fatto che uh, uh, si riesca a spostare la frontiera del sapere sempre in avanti. E questa è la ruota che cambia il mondo. E lo cambia da noi, lo cambia uh, nelle economie avanzate, ma uh, se si va in giro per il mondo, uh, anche nelle aree di, di sottosviluppo, uh, si vede come eh, l'essere privati di, di conoscenza significa veramente eh, essere privati dell'elemento fondamentale che potrebbe consentire di sollevarsi. Quindi la prima eh, parte della risposta è intanto bisogna investire in conoscenza, che significa bisogna mettere delle, delle risorse importanti. Um, meno popolari a volte da, 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 da vendere all'elettorato, ma l'elettorato forse non andrebbe così sottovalutato facendogli pensare che è soltanto un problema di eh, autostrade o di altri oggetti, diciamo, un po' del passato. Um, Potrebbe, potrebbe darsi che insomma, i cittadini siano a volte un po' più avanti di quello che pensiamo da questo punto di vista. La seconda parte della risposta riguarda ehm, trovare dei meccanismi per cui la produzione di conoscenza non venga ehm, ehm, accaparrata, non venga privatizzata da, eh, interessi, da interessi specifici. E, eh, questo pure è eh, molto difficile perché tutto il sistema legale che è stato costruito intorno alla conoscenza è un sistema legale eh, del secolo scorso o forse di quello precedente ancora, in cui c'è l'idea che qualcuno scopre qualcosa, questo va brevettato e il brevetto che cos'è? È il eh, monopolio legale che impedisce per 20 anni a qualcun altro di accedere a queste conoscenze. Ah, questo forse sulla lampadina forse sulla lampadina poteva avere un senso, ma quando noi oggi parliamo di un farmaco, di un vaccino, ma c'è dietro tanta di quella ricerca collettiva che nasce all'interno delle università, che nasce all'interno di istituti pubblici, che rimbalza da un ricercatore all'altra, che mettere il brevetto sull'ultimo miglio, privando quindi della possibilità... Il caso dei vaccini per, per i prossimi 20 anni di accedere al, al, al resto del mondo è veramente una cosa del passato, cioè non è solo una cosa ingiusta. Che, pre, che priva letteralmente più di mezzo mondo della possibilità di accedere. Ma è anche una cosa tecnicamente infondata, cioè i, i, i brevetti citano conoscenze precedenti, ma queste conoscenze precedenti non vengono valorizzate. Quindi dobbiamo veramente inventare un nuovo meccanismo, una nuova legislazione, un, un nuovo sistema di proteggere la conoscenza, proteggere il diritto d'autore, proteggere gli inventori, eccetera, ma proteggere la, la società nel suo insieme. Una conoscenza democratica, insomma. Sì, una conoscenza nostra, no? Cioè, non democratica in astratto, una, una conoscenza nostra perché è un processo, è un processo cumulativo, insomma. Siamo, lavoriamo tutti su un lavoro che in realtà viene fatto molto assieme. Il fatto che eh, qualcuno alla fine possa eh, recintare il pascolo. Non va bene. <ride> no. Ecco, a proposito di, di conoscenza, io vorrevo con il professor Solimine, che ha scritto un libro con Giorgio Zanchini, La cultura orizzontale, edito dalla terza ovviamente, la. Eh, chi legge? Sappiamo che in base ad alcuni dati che sono stati presentati al Salone di Torino ultimamente, una ricerca che si chiama Leggere in Pandemia, Nuovi percorsi di lettura degli italiani, collaborazione di eh, Aie e Cepel, ecco, i lettori forti, per così dire, leggono e acquistano sempre di più, invece chi legge poco legge tendenzialmente sempre eh, di meno. Ecco, in base a questo, torniamo anche al titolo di questo dibattito la conoscenza ci unisce o in qualche modo può anche eh, dividerci? Guardi che paradossalmente, ovviamente è chiaro che eh, se la conoscenza circola è di per sé un fatto positivo, però paradossalmente a volte anche il modo in cui la conoscenza circola può farlo diventare un'arma che unisce o un'arma che divide. Eh, L'abbiamo sentito un attimo fa dal professor Florio. È come se in una staffetta dessero la medaglia solo a chi fa l'ultima parte della staffetta. No? Ecco, um, allora, la trasmissione di conoscenza in alcuni casi è stata uh, utilizzata anche proprio per creare le distanze oppure per fare, come dire, proselitismo, per omologare, per appiattire. Da questo punto di vista... La trasmissione della conoscenza per via verticale, per tornare appunto al volume scritto per Zanchini, è spesso la trasmissione di un sapere consolidato che eh, non necessariamente produce poi gli effetti positivi che potrebbe produrre. Viceversa, se noi crediamo che la cultura e la conoscenza, quindi si diffonda, essenzialmente attraverso lo scambio, il dialogo e quindi quel processo corale, no? sia un processo che diventa anche strumento di inclusione sociale, cambia tutto. Giustamente prima l'assessore diceva preferisco parlare di partecipazione culturale e non di consumi culturali. Ecco, i dati sulla lettura, per esempio, ci dicono che mh, è sbagliato immaginare come spesso è avvenuto che il mondo poi si divida in base ai gusti delle persone, no? quelle a cui piace leggere, quelle a cui piace ascoltare la musica, quelle a cui piace eh, andare a cinema o, o, e così via. No, la vera differenza purtroppo è tra chi fa molte cose e chi ne fa poche, tra chi ha uno stile. Di vita attivo anche dal punto di vista della partecipazione culturale e chi invece ha uno stile di vita passivo, praticamente diciamo, sta a casa e basta. E molto spesso non dovrei dirlo voi, ma sta a casa per guardare la televisione, eh, come, se... <ride> come se la televisione fosse l'unica finestra sul mondo: è una finestra importante sul mondo, ma ci sono tante forme di. Eh, partecipazione culturale molto più interattiva, appunto caratterizzata nell'era della rete dalla orizzontalità. Ecco, da questo punto di vista la lettura può essere un modo anche per porsi dei dubbi, per entrare in contatto con le vite degli altri, i mondi degli altri che ritroviamo attraverso i libri, per far entrare nella nostra vita e quindi anche come mh, come dire, stimoli per migliorare se stessi e per risolvere i propri problemi, quello che nei libri troviamo. E questo riguarda in qualche modo anche i luoghi della cultura. Eh, la biblioteca di solito viene immaginata come un luogo dove c'è appunto il sapere consolidato negli scaffali e io accedo a quel sapere e imparo e basta. Essenzialmente le biblioteche, in particolare le biblioteche di base, le biblioteche pubbliche, le biblioteche capillarmente diffuse sul territorio, sono luoghi di condivisione della cultura, luoghi nei quali eh, si può discutere, partecipare, dove sugli scaffali trovo accanto a un libro che sostiene una tesi il libro che sostiene la tesi opposta e quindi. Sono luoghi in cui io coltivo i dubbi, in cui eh, dialetticamente entro a contatto con la conoscenza e col sapere. Ecco, questo è un modo per mettere assieme la crescita individuale con la crescita collettiva e quindi per far diventare davvero la conoscenza uno strumento di condivisione e quindi uno strumento che unisce e che fa crescere tutti assieme. Andrea, ripartiamo dalla, professoressa Bruschi. dalla ecco, professoressa Bruschi, anche se in realtà volevo fare un'altra domanda al professore su, sulle librerie, sulle biblioteche, insomma, perché come luoghi del sapere, ma ci arriviamo tra poco. Sì, <ride> a proposito di quello che... Mi, sono, mi è venuta in mente una cosa di cui parlavamo ieri al Teatro Storchi, di cui volevo chiedere alla professoressa Bruschi. Cioè, eh, ieri parlavamo dei limiti della rete, c'è un'esigenza anche di formare all'informazione proprio per... Abbiamo detto da un lato c'è la televisione, ma ci sono anche altre forme ormai, ormai di eh, informazione, altre fonti che sono primarie per le nuove generazioni. Ecco. Eh, quindi queste nuove generazioni devono essere anche formate a sapersi informare in un certo senso, quindi a saper distinguere le fonti in un mercato dell'attenzione, l'abbiamo definito ieri, che è anche difficile da contenere perché non siamo noi ad andare a cercare. La conoscenza, ma sono e a dare attenzione a qualcos'altro, ma sono loro a cercare noi, e quindi sappiamo anche della frammentazione dei tempi di attenzione che è imposta da questi nuovi mezzi, ormai non sono neanche più nuovi, però ecco, li chiamiamo ancora così. Ecco, la scuola, in questo senso, come deve reagire? La scuola deve reagire un po' rapidamente perché appunto i mezzi non sono più nuovi e però manca quella parte dell'alfabetizzazione che è fondamentale, perché eh, anche qui eh, ormai sono davvero parecchi decenni, possiamo dire, almeno un ventennio, eh, che ci diciamo. Il modo di avvicinare l'informazione, il modo di avvicinare la conoscenza è cambiato. Eh, uscì eh, all'inizio degli anni 2000 il libro bianco sulla società della conoscenza della, comuni della comunità europea e lì si diceva che bisogna educare soprattutto chi è a scuola a un modo diverso di avvicinare la conoscenza perché non è solo un avvicinamento eh, guidato, anzi non lo è più per certi versi, ma in più c'è un altro aspetto che eh, ormai qualunque ragazzino o ragazzina è in grado con un cellulare di produrre conoscenza. E questo è l'aspetto interessante che continua a non essere considerato nella maniera su sufficiente e adeguata. Per cui è, è cambiato il modo di essere produttori di sapere. Ieri se ne parlava no? il fatto di cambiare anche il rapporto col sapere, il rapporto con la conoscenza e la pubblicazione. Io sono cresciuta eh, con un'idea che eh, solo alcuni pubblicavano i libri. Pubblicare era eh, un termine che portava un peso, una responsabilità. Eh, i nostri ragazzi pubblicano continuamente eh, facendosi leggere probabilmente molto più di quanto talvolta capita ai nostri libri, ma non hanno nessuna conoscenza, nessuna competenza da questo punto di vista. E la scuola deve incaricarsi, deve assolutamente trovare il modo di introdurre veramente e non solo eh, teoricamente, momenti di eh, costruzione di questa competenza. Nell'ultimo Digital Education Action Plan che è uscito alla fine dell'anno scorso, si torna a ribadire che è fondamentale che gli studenti, i bambini, le bambine a scuola diventino competenti da questo punto di vista. Però c'è un forte ritardo. E soprattutto talvolta c'è un rifiuto, una negazione totale per cui si dice eh, siccome fare le ricerche oggi porta alla fine come prodotto un copia e incolla dalla rete, allora non facciamo più fare le ricerche, facciamo altro. Invece no, c'è bisogno di fare tante ricerche per insegnare quello che appunto si diceva, cioè come ci si avvicina alla conoscenza. Come si gestisce la conoscenza? Perché anche l'idea che tutto ciò che è in rete si possa prendere a piene mani, senza, senza discernere, ma anche senza rispettare chi ha prodotto ciò che c'è in rete, è sbagliato. Perché è vero che la conoscenza. È bene comune, ma un bene comune appunto deve essere tale e come tale deve essere gestito e rispettato. Quindi si può dire anche, perdoni se la interrompo, si è sempre detto c'è bisogno che eh, si studino più le cosiddette materie STEM, una formazione eh, tecnologica, in Italia manca questo, quindi più sul come si utilizzano certi strumenti, ma bisogna tornare adesso, c'è questa esigenza e tornare al perché e allo scopo per cui li si usa. Sì, beh, questo sempre dovrebbe essere questa è la missione della scuola, quindi non solo far utilizzare, ma chiedersi perché c'è bisogno di ragionare molto di più in termini di competenze che non di conoscenze, questo è indubbiamente il messaggio che ormai da tempo ci viene eh, da, da diverse realtà e da diversi attori eh, e abbiamo bisogno di lavorare anche in termini di complessità, perché eh, purtroppo la realtà, purtroppo, per fortuna non lo so, ma eh, la realtà che abbiamo attorno è molto più complessa dal punto di vista delle competenze che servono ai ragazzi e alle ragazze quando escono dalla scuola e quindi lavorare in termini di competenze significative per gestire la complessità con cui poi devono confrontarsi fin da piccoli. Certo. Eh, poco fa il professor Flori ha detto che la conoscenza è il finanziamento è chiave, allora io volevo andare dall'assessore, dall'amministratore, dall'assessore Bortolamase anche perché eh, il Covid ci ha fatto capire che con la chiusura dei teatri, dei cinema, dei festival, insomma ha reso evidente a tutti la loro indispensabilità, ecco una nuova eh, buona consapevolezza questa? Eh, spero di sì. Eh, approccio sempre la vita con un moderato ottimismo, quindi diciamo che la domanda andrebbe rifatta l'anno prossimo, alla terza edizione del Festival. Della, terza. Ma noi qui parliamo del possibile, n no? È anche quello che desideriamo che come possibile. Io credo quindi... che tra i pochi aspetti positivi di quest'anno e mezzo ci sia almeno per quello che riguarda i luoghi, gli spazi della, della cultura, i suoi attori, i suoi interpreti. Eh, come dire mh, una resa una presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica di quanto siano indispensabili mm, come dicevo prima il covid è intervenuto su fragilità anche da un punto di vista normativo e legislativo eh, già presenti a partire dal sottofinanziamento eh, non cito il FUS perché è presente il presidente di ERT, però è uno, è uno dei casi, e ci si è resi conto però delle de dispensabilità di, di questi luoghi e dall'altro lato ci si è resi conto in maniera più consapevole e diffusa che quando si parla di cultura si parla prima di tutto di un comparto lavorativo al pari, mm -hmm. al pari di altri. È chiaro che l'uscita lunga eh, dal Covid eh, richiede una cura costante dell'ecosistema culturale diffuso, un'attenzione costante e dell'impegno che come amministrazione anche ci siamo presi nel provare appena ci sono state le condizioni a riaprire quei luoghi e quegli spazi, perché ce ne stiamo rendendo conto anche in questo periodo. Non si accendono, non si spengono con, eh, una, con un click, con un interruttore. Serve eh, una partecipazione, un processo di avvicinamento graduale e sempre di più, eh, mi auguro, sostanziale. E dall'altro lato, eh, ovviamente, il lato del pubblico, il lato della partecipazione ci deve essere. Ma su questo devo dire che la risposta che abbiamo come città, come territorio è una risposta particolarmente gratificante. Eh, una vitalità e una vivacità di fondo che caratterizza eh, appunto l'ecosistema culturale. Dici, per concludere però credo che eh, in un enorme acceleratore di diseguaglianza nel quale è stata eh, la pandemia, l'attenzione che è stata riposta sui cinema, sui teatri, sui musei come luoghi indispensabili per la tenuta delle comunità e soprattutto... Aver scoperchiato e avere squarciato quel velo di ipocrisia neanche tanto eh, sottile eh, che gli ricopriva, ricopriva gli operatori del settore, che sembrava quasi fosse eh, un di più nella vita di tutti i giorni. Invece. Come dicevo prima, quando si parla di cultura si parla prima di tutto e soprattutto di un comparto produttivo. Credo che questi due aspetti siano usciti e ci possa essere anche una consapevolezza diffusa da parte del pubblico e da parte anche delle istituzioni e delle amministrazioni nel continuare a sostenerle. Ecco, professor Florio, volevo tornare anche in parte su quello che ha detto prima. Il rapporto tra il pubblico e il privato... Adesso noi eh, abbiamo parlato anche ieri, tra l'altro, da un lato del clima su cui i giovani dimostrano tanta, i giovanissimi dimostrano tanta consapevolezza, anche sicuramente molto più maggiore, molto maggiore della, della nostra, insomma, delle, altre, delle precedenti generazioni. E da dall'altro lato, lei ha parlato anche della questione dei vaccini, della condivisione di, di conoscenze, e di come in questo caso ci sia bisogno anche di rivedere. Eh, il rapporto tra pubblico e privato sia sui vaccini sia in questo caso della scienza sia sul discorso del clima. Eh, partirei proprio da questo esempio del clima perché quello dei vaccini in qualche modo ehm, ci stiamo rendendo tutti conto del fatto che ehm, bisog insomma, bisogna cambiare l'infrastruttura con cui si produce ehm, conoscenza in materia di salute. Ehm, rendendo il, il prodotto finale ehm, qualcosa che possa essere fruito pubblicamente quando in grande parte è finanziato pubblicamente. Uh, e, um, ed è il risultato di uno sforzo collettivo. Una delle cose che mi irritano di più è quando sento dire che i, i vaccini sono un miracolo, ma insomma non sono affatto un miracolo, sono 20 anni di ricerca, in particolare quelli ehm, a RNA messaggero, sono il risultato di 20 anni di ricerca di migliaia di persone in centinaia di laboratori, più 18 miliardi. Um, sborsati in alcune settimane per dare alle case farmaceutiche l'opportunità a scatola chiusa di lavorarci sopra. Ma prendete un settore qualunque, se fate la stessa cosa avete tutti i miracoli che volete. Certo. Mm? Allora, um, prendiamo invece il discorso del, del, del clima e um, vorrei fare un, un esempio che forse così non è molto molto noto, ma insomma io ho avuto ehm, la possibilità di lavorarci in questi, in questi anni ed è ehm, il tema dell'osservazione terrestre via satellite. Cioè noi il clima lo possiamo monitorare in tanti modi. Uno dei modi eh, può essere quello di mandare persone che vanno a vedere come stanno le foreste, possiamo misurare il grado di inquinamento con delle stazioni a terra nelle città, penso che Modena come Milano misuri... Il, la quantità di polvere sottili anche perché abbiamo degli obblighi comunitari a riguardo. Ma il modo più eh, efficiente in tempo reale è quello di avere degli occhi sulla Terra che ehm, eh, la, guardano, la guardano continuamente e riferiscono cosa, cosa vedono. Allora, l'Agenzia Spaziale Italiana ha cinque satelliti, la costellazione Cosmo, SkyMed, ehm, l'Agenzia Spaziale Europea... Uh, ne ha una dozzina, tra l'altro è stata appena nominata una italiana, una donna, come capo della, uh, della divisione dell'Agenzia Spaziale Europea che si occupa di osservazione terrestre. Perfetto. Questa è conoscenza pubblica. Perché? Perché se l'Agenzia Spaziale Italiana vive con i, i soldi che paghiamo noi come contribuenti, vanno allo Stato. Poi metà del bilancio dell'Agenzia Spaziale Italiana viene girato all'Agenzia Spaziale Europea. Quindi noi abbiamo uh, mh, occhi che guardano quello che succede, dopodiché uh, i governi non fanno il passo successivo. Il passo successivo qual è? È mettere le pubbliche amministrazioni fino al livello del comune in condizioni di utilizzare questi dati, perché altrimenti l'unica possibilità è che arrivino delle società private. Che eh, prendono gratuitamente i dati, li trasformano in mappe, sistemi di monitoraggio, eccetera, e le rivendono alle pubbliche amministrazioni o le rivendono alle imprese. Ma rendiamoci conto che questo è assolutamente assurdo. Cioè il 99% dell'informazione eh, e quindi della conoscenza di una cosa importante come la variazione in tempo reale dei gradi di temperatura, del colore degli oceani, insomma di tutto ciò che definisce lo stato del pianeta, lo produciamo con uno sforzo collettivo. E poi però non, non creiamo l'ultimo pezzo, cioè l'infrastruttura pubblica che dia al comune di Modena le informazioni in tempo reale dal satellite. Uh, vi, vi dico solo questo perché uh, quando mi è stato detto è abbastanza scioccante. Uh, la costellazione Cosmos Kaymed um, fa una fotografia completa dell'Italia uh, ogni 14 giorni con la risoluzione di pochi centimetri. Questo significa che le frane le vedi uh, in anticipo. Uh, di molte settimane perché cominci a vedere il movimento della terra, è tridimensionale la cosa che loro, che loro vedono. Le nostre agenzie regionali, eh, i nostri comuni non sono assolutamente in grado di utilizzare questi dati perché mancano le persone formate per fare questo tipo di lavoro, quindi non è il problema del satellite, il problema è che poi deve avere le persone, no? il capitale umano, eh, si diceva. E risoluzione di pochi centimetri ogni 14 giorni dell'intero dell'intero territorio nazionale. I satelliti sono nostri, li abbiamo pagati noi e non, li, e non li sappiamo utilizzare pubblicamente e dobbiamo sperare che qualche società privata li intercetti il, il dato e venda tutto. il servizio e faccia il passaggio. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Professor Solimine, insomma, la cultura è, è una risorsa. Abbiamo letto nei giorni scorsi, e questa è la domanda che mi sono fatta anch'io. Cioè, se Brunello Cucinelli, che è uno dei più grandi imprenditori eh, del made in Italy e di un settore che è la moda, decide di creare una libreria. Una libreria anche importante. Vuol dire che eh, insomma, la biblioteca è ancora un luogo eh, del sapere, che la cultura aiuta l'impresa. Sì, diciamo, esiste eh, fino ad un certo livello, fino ad un certo punto un riconoscimento del ruolo e dell'importanza di queste strutture, cioè è difficile trovare qualcuno che parli male delle biblioteche al punto di dire le dobbiamo distruggere, le dobbiamo bruciare. Quello che manca è però portare fino in fondo questa consapevolezza e capire come questi luoghi appunto di condivisione del sapere possano essere davvero un servizio importante per tutti. Tanto per dire, eh, consideri che eh, tutte le persone che in Italia sono uscite dal circuito formale dell'istruzione che hanno completato gli studi, eh, non hanno un luogo mh, dove continuare a non soltanto acquisire conoscenze, ma anche a sviluppare quel sapere critico di cui abbiamo sentito parlare eh, adesso. Eh, ecco, le biblioteche che mh, non giudicano, che non mettono i voti, che possono essere davvero un luogo mh, aperto a tutti, non vengono però frequentate in Italia circa il 15% dei cittadini frequenta le biblioteche. Lo dico in altro modo, l'85% non ci va mai. <ride> questo. Ecco, questo da cosa dipende? Dipende dal fatto che non c'è una familiarità con mh, lo studio, con la mh, frequentazione dei luoghi pubblici della cultura, non c'è una familiarità con eh, la lettura, sono pratiche culturali che mh, in Italia hanno assunto essenzialmente una connotazione parascolastiche, per È cui il cittadino eh, che eh, non si sente eh, direttamente, che non avverte direttamente questa necessità, non vede proprio queste opportunità le considera totalmente al di fuori del proprio orizzonte eh, di vita. Eh, quello che dispiace è che eh, anche se mh, le biblioteche sono frequentate di solito da molte più persone di quelle che vanno a cinema o vanno a... Teatro Beh, in Modena abbiamo un'eccellenza assoluta no? con la Biblioteca Delfini, eccetera. Spesso non c'è una consapevolezza neanche da parte degli amministratori del ruolo che queste strutture, se alimentate, se messe in condizioni di stimolare la curiosità, di eh, offrire stimoli, eh, ecco il ruolo che potrebbero davvero, davvero mh, esercitare per una presenza incisiva sul territorio, ma mh, non faccio tanto una battaglia di biblioteche, dico in generale tutte le occasioni appunto per la condivisione del eh, sapere anche in modo informale, anche eh, in modo appunto diffuso, in modo molto orizzontale, dove ognuno ha la possibilità di essere una volta produttore, una volta utilizzatore di mh, sapere dove possiamo pubblicare e accedere a quello che gli altri pubblicano, luoghi nei quali appunto possiamo mh, fare una ginnastica che consenta di sviluppare l'intelligenza collettiva. Eh, queste strutture in Italia sono decisamente sottoutilizzate rispetto a quello che accade per esempio anche in paesi simili al nostro. Insomma, per condividere la conoscenza, che è poi quello che eh, direi che no? esatto. Abbiamo detto un po' tutti. Andrea, ringraziamo. Ringraziamo i nostri ospiti, oppure abbiamo anche tempo forse per un, altro, per un altro giro, penso. Direi che forse sì, possiamo ripartire dalla professoressa Bruschi. Beh, io direi di chiedere se abbiamo tempo ancora ai nostri ospiti appunto di tirare le file di quello, che era, di, no? eh, di quello che era il titolo di questo eh, nostro appuntamento. La conoscenza ci rende liberi, pare di sì. Beh, direi proprio di sì e, e dobbiamo però prima di tutto farlo capire, cioè trasmettere l'idea che la libertà è conoscenza e che si è liberi quando si conosce, quando si è in grado di utilizzare la conoscenza per liberarsi, perché questo è il grosso problema anche, rendere consapevoli le persone che. La libertà vuol dire innanzitutto sapere come costruirsela e quindi come liberarsi dalle catene dell'ignoranza. Ecco, io voglio chiedere innanzitutto un commento su questo, assessore Bortalamasi, ma anche una, un discorso proprio da amministratore. Investire in conoscenza oggi richiede poi una certa lungimiranza. Effetti nel breve periodo non sono facili da ottenere, le questioni climatiche ci insegnano anche questo, occorre ragionare sul lungo periodo. Che però vuol dire nel breve rischiare. Consenso. Sì, soprattutto in un ambito come quello delle politiche culturali che eh, dà per forza di cose risultati su uh, un respiro e un percorso molto lungo. Mi fa piacere però che sia stata citata la Biblioteca Delfini a proposito di scelte eh, che sono state fatte, che vengono confermate e mantenute da parte dell'amministrazione, cioè investire. In quei luoghi e in quegli spazi che formano e che rendono la cittadinanza una cittadinanza consapevole in grado di partecipare attivamente alla vita dei propri, dei propri territori, delle proprie comunità. Su luoghi e spazi come le biblioteche, che per la città di Modena rappresentano una delle prime porte d'accesso tra il cittadino e l'amministrazione, perché non hanno barriere all'ingresso, vanno dagli 0 ai 99 anni. C'è cioè l'area bebè dove si portano i neonati eh, appena fino a fornire dei servizi aperti, aperti a tutti e sono diffuse su tutto il territorio della città, in particolar modo nei quartieri cosiddetti più periferici, dove svolgono una funzione che va al di là. Del mero servizio di consulenza, di reference, di prestito del di prestito librario. Sono stati investimenti lungimiranti che sono stati compiuti dalle amministrazioni che si sono eh, susseguite nella nostra città, che vanno confermati, che vanno implementati, e nel caso delle biblioteche è un caso di studio. Noi ce ne rendiamo conto adesso del valore che scelte che erano state fatte negli anni eh, precedenti, eh, quanto impattavano eh, sulla vita dei modenesi e delle, e delle modenesi, e rappresentano questi luoghi quasi degli idealuoghi, Luoghi: sono luoghi dell'anima, perché davvero eh, resto sulla Biblioteca Delfini e poi chiudo quando nel primo lockdown, quindi a marzo, nel 2020 li abbiamo dovuti chiudere, ci si è resi conto anche materialmente di che cosa voleva dire chiudere la biblioteca, perché solo la biblioteca del fine avevamo 25.000 volumi sparsi per, eh, per la città, per rendere l'idea di quanto fossero vissute, vive, vitali e vivaci quei luoghi. Professor Florio, anche a lei voglio chiedere quanto la conoscenza eh, ci, lende, ci lende liberi, e dunque di rispondere alla domanda che ci siamo fatti oggi, e poi per tornare anche al titolo eh, del suo libro, La privatizzazione della conoscenza, eh, quali sono le conseguenze che produce questa privatizzazione? In parte lei l'ha già detta prima, ma. Beh, la conseguenza principale è eh, che contribuisce in modo decisivo alle diseguaglianze, alle diseguaglianze sociali. Eh, e. Eh, e la diseguaglianza sociale è la, è la malattia principale del pianeta. È la malattia principale del pianeta. È importante quanto il cambiamento climatico, e anzi le due cose eh, si, alimentano, si alimentano a vicenda. Perché eh, l'ignoranza favorisce una visione eh, a breve termine e. Eh, Uh, in un raggio limitato, invece la conoscenza e la cultura favorisce una visione planetaria, quindi uh, direi che questo è il problema principale, la, dis la diseguaglianza prodotta uh, da un meccanismo uh, sbagliato di, uh, di trasmissione della conoscenza. E la soluzione c'è, è provare a ripensare a questi meccanismi come meccanismi in cui i governi, uh, i la politica abbia fiducia nella capacità dei cittadini di, ehm, di andare oltre. Questo ce lo dicono non solo i ragazzi di Glasgow, um, ce, lo dicono, ce, ce lo dice la sensazione del fatto che quando noi alle persone eh, diciamo siete importanti, contate e avete la possibilità di guardare oltre, Insomma, io lo, lo, lo vedo anche con i miei studenti. Se dalla prima volta gli dico guardate che quello che noi faremo qui in, in, uh, in, 60, in 60 lezioni è qualcosa che potrebbe cambiare, potrebbe spostare, e voi siete i protagonisti di questa cosa, beh, insomma, cambia molto l'atteggiamento. Quindi forse si può fare. Ecco, professor Sollimini le volevo chiedere proprio a partire da, da quello che vediamo insomma, in questo ultimo periodo, anche di tensione in alcune piazze italiane. Eh, da un lato questa conoscenza viene, in un certo senso, è un complessità, viene rifiutata e veniamo anche da un periodo in cui una, anche una certa politica ha volutamente rifiutato chi era portatore di una certa conoscenza e di una certa complessità, favorendo risposte a breve termine e semplicistiche anche? Il tema della complessità è fondamentale perché eh, quando si hanno poche conoscenze e quindi anche una debole capacità critica si tende a semplificare e la semplificazione spesso lascia fuori aspetti fondamentali o quantomeno non ci consente di contestualizzare No? le conoscenze in quello che riguarda la mia vita quotidiana il mio ambiente eccetera ecco, viceversa la complessità eh, che però richiede quella che viene chiamata pazienza cognitiva cioè la complessità significa accostarsi anche con umiltà a un tema cercare di coglierne tutti gli aspetti che è quello che facciamo per esempio quando leggiamo un libro noi qui dobbiamo arrivare all'ultima pagina in cui dobbiamo gradualmente scoprire le questioni, i caratteri, i personaggi, le emozioni, eccetera. Perché poi l'autore ha fatto solo metà del lavoro, l'altra metà la facciamo noi leggendo. Ecco, cogliere questa complessità ci consente davvero poi di essere persone in grado di orientarsi, in grado di acquisire un metodo per leggere la realtà. Che ci circonda, e quindi anche per stare meglio assieme agli altri, perché la conoscenza, eh, come dire, non è un bene che si consuma utilizzandola, si produce utilizzando. Secondo lei, è proprio una forma mentis che anche per i, i nuovi media, insomma, iniziamo ad avere. Io faccio sempre l'esempio: da studente di filosofia, passavo una giornata su una, su una pagina della critica della ragion pura, adesso non riesco assolutamente. Non esistono più queste cose, ma. Secondo lei è proprio una forma mentis che ormai eh, si sta perdendo anche nei giovani? O, insomma, in parte è chiaro che mh, appunto la pazienza cognitiva che dicevo prima sembra essere strana ormai ai nostri ritmi di vita, no? tutto è più veloce, ma per leggere un libro ci vuole lo stesso tempo che era necessario tre secoli fa. Eh, però è lì. Che si crea poi la vera conoscenza e in genere quando facciamo una conversazione con una persona non dobbiamo eh, avere fretta dobbiamo ascoltarla e cercare di eh, spiegare le nostre ragioni cioè tutta la produzione di conoscenza richiede questo io non so ma può darsi che anche i cambiamenti indotti dalla pandemia che ci hanno dato anche una diversa percezione del tempo è un modo diverso di occupare il tempo, forse potrebbero consentirci di ehm, acquisire anche ritmi diversi che ci consentano di avere il tempo per conoscere. Su questo volevo sentire la professoressa. Lei che cosa ne pensa ecco, rispetto ai tempi e questa acquisizione di conoscenza, poi, in una eh, società, e mi riferisco soprattutto al web, no? dove si è più eh, come dire, ossessionati dalla performance no? per ottenere un like? Vero? Allora, innanzitutto sono d'accordissimo sul fatto che per imparare ci va tempo. Un altro dei falsi miti è che noi si sia multitasking, che si riesca a fare contemporaneamente più attività cognitive. Non è così, così. lo sappiamo. Eh, e questo è un falso mito che però a lungo eh, è circolato facendo anche credere di poter usare delle strategie formative eh, che lavorassero su canali paralleli, nulla di più dannoso e falso. Um, io ho l'impressione che il problema della mancanza di tempo non sia solo una questione dettata dai social, dal web, dalle nuove tecnologie, anche... Eh, quello che c'è di importante è che la scuola dovrebbe essere in grado innanzitutto di dettare i tempi perché eh, dobbiamo anche pensare che la scuola ha tutta la forza per non essere adattiva, nel senso che non deve adattarsi a ciò che l'esterno eh, chiede. Deve gestirlo, quindi deve essere adeguata, ma deve gestire la realtà, quindi non adattarsi ai tempi dell'esterno. L'altro aspetto che a me preoccupa è un po' la richiesta di performance che circola eh, in generale nel nostro mondo, che non è solo... La performance del web, ma è la performance in generale. Eh, ormai lo sappiamo tutti: è un luogo comune che i ragazzini hanno delle agende che sono degne di un manager, di una multinazionale. Questo non fa bene al, al pensiero, non fa bene eh, dal punto di vista cognitivo e soprattutto non fa bene dal punto di vista della creatività, perché ogni tanto avere il tempo di fermarsi, di guardarsi attorno, persino di annoiarsi può essere. Produttivo. e noi invece abbiamo quest'ansia di eh, riempire la giornata dei più giovani di qualunque attività dignitosa e degna e giusta e corretta, ma troppo... Non serve e non va nemmeno bene quindi ecco la creatività infatti proprio anche tra le cose più a rischio nel discorso che che stiamo facendo credo che dobbiamo chiudere dobbiamo chiudere, dobbiamo dobbiamo chiudere. chiudere grazie allora, un applauso ai nostri, ai nostri ospiti che ringrazio andrea borto barbara bruschi massimo florio giovanni solimine grazie grazie anche a voi Il momento della lettura che ci porta al prossimo argomento tra poco Consideriamo alcune questioni pubbliche, mi va? Eh? Sì. Si tratta di faccende a noi familiari e spesso controverse, che occupano lo spazio della discussione pubblica. Eh, naturalmente, perché questo accada e ci risulti abituale, è necessario presupporre che vi sia. In una società qualcosa come una sfera della discussione pubblica, cioè uno spazio in cui si prende parte parteggiando e avanzando ragioni a favore o contro soluzioni alternative delle questioni pubbliche. Questo naturale presupposto e eh, non è poi così naturale anzi. Esso, a pensarci bene, è l'esito di complicate vicende e, e di conflitti che hanno modellato le istituzioni di base di quei regimi politici che per convenzione chiamiamo democrazie costituzionali. Che cosa suggerisce il fatto per noi abituale che vi sia una sfera della discussione pubblica? Eh... Allora, in primo luogo. <ride> viene in mente un'idea vaga e preziosa, quella dei limiti o dei confini della politica. Possiamo dire che il fatto che vi sia una sfera della discussione pubblica è il promemoria del fatto che chi esercita autorità politica la esercita o deve esercitarla entro i limiti dello spazio appropriato per l'attività politica, cioè la produzione di norme. O scelte collettive. E se pensiamo alla permanente tensione in una democrazia costituzionale fra il suo pezzo liberale e il suo pezzo democratico, cominciamo finalmente a riconoscere le radici di alcune questioni pubbliche controverse. Allora Chiara, il tema di questo dibattito la partecipazione oltre i partiti, in tanti dicono che e lo sappiamo anche noi, ci sono delle del momento critico per tutte le democrazie occidentali, qualcuno dice specialmente da est che sono superate, bisogna andare oltre verso altre forme di governo, sappiamo anche che c'è un ruolo che abbiamo visto anche ieri della rete in tutto questo che ha dei limiti e ci sono delle conseguenze che stiamo iniziando a capire anche oggi un dato fondamentale di cui, da cui partiremo oggi è la partecipazione l'affluenza alle ultime elezioni allora Iniziamo a invitare gli ospiti. Sì, palco. ci domanderemo anche come, come eh, cercare di superare la sfiducia eh, dei cittadini no? nei governanti, indurre un maggior numero di, eh, di persone alla partecipazione attiva del nostro Paese, proprio domandandoci la partecipazione oltre i partiti. Allora invitiamo qui sul palco eh, Diletta Bellotti, attivista politica e ricercatrice, Oliviero Bergamini, Stefano Bonaccini, Simona Colarizzi e Colin Crouch. Un applauso. Buonasera e benvenuti. Buonasera, Buonasera prego. Allora, li abbiamo... eccoci qui. Li abbiamo invitati tutti. Prego, prego. Prego, accomodatevi. Buonasera. Prego. Eccoci qua. Allora, allora Andrea, io parlo con il Presidente. Con una domanda al Presidente Bonaccini. Eh, anzitutto, se c'è, secondo, secondo lei, Presidente, una linea, una tendenza in quello che abbiamo visto almeno nel, nell'affluenza dalle ultime tornate elettorali in Italia. Sappiamo che quindi in Emilia Romagna c'è stata un'alta partecipazione nelle ultime, eh, nelle, anzi, nelle regionali e c'è però in Italia una certa una tendenza nell'ultima amministrative che è stata di segno eh, opposto, quindi eh, si può parlare di sfiducia nei partiti, secondo lei? Quello sicuramente e non è una tendenza degli ultimi periodi pur vero che un'elezione è tanto più partecipata dentro un quadro di sfiducia generale verso i partiti e dopo dico una cosa rispetto anche però alle fasce di elettorato perché la vera novità è che aumenta eh, in maniera molto forte la stensione o la lontananza dalla partecipazione delle fasce sociali meno istruite, quando invece nel dopoguerra, per tantissimi decenni, la parte del paese che aveva poca istruzione, ma che veniva, come dire, coinvolta da partiti politici che erano veramente popolari, nel senso che avevano milioni di iscritti e milioni di... Uh, elettori portavano a una partecipazione che certamente il corso e uh, l'allungamento di vita delle democrazie, c'è cioè, chi ritiene sia inevitabile che succeda a eh, un certo punto. Secondo, il fatto che uh, l'utilizzo di nuovi strumenti di comunicazione e persino la, il cambiamento radicale della modalità con cui si partecipa alla politica. Io ho fatto in tempo da ragazzo a partecipare alla vita politica ancora nella prima Repubblica quando per prendere una decisione potevano bastare o servire anche due o tre settimane. Oggi nel giro di pochi minuti a volte sei costretto a dire cosa pensi e anche a decidere in maniera molto più veloce rispetto a quello che è la modalità di discussione, dibattito e di accesso alle informazioni nella vita reale. È pur vero però che la partecipazione è anche direttamente correlata al grado di competitività che in quella data elezione si percepisce alla contesa elettorale. Eh, alle ultime regionali ha votato circa il 70% in Emilia Romagna. A Bologna... Solitamente partecipa alle ultime amministrative, ha votato poco più del 50%, peraltro è stata l'unica delle grandi città che ha superato, seppur di poco, il 50%. Se lei prende le elezioni però nell'Occidente, è un tema in cui bisognerebbe essere meno provinciali, perché si va dal 67%, mi pare, per cento degli Stati Uniti, che è stato il dato più alto nel secolo, cioè da un secolo, al 67% circa uguale del Regno Unito. L'ultima volta che eh, si affermò Boris Johnson, al 77-75, mi pare, delle ultime elezioni tedesche, più o meno quelle che ha vinto Scholz, più o meno la stessa percentuale quando Macron si è affermato in Francia al primo turno. Eh, e stiamo parlando di elezioni molto più sentite delle ultime amministrative, dove in particolare credo. L'astensione abbia colpito in questo caso la destra perché si sono aggiunte a chi purtroppo non partecipa più da tanto tempo alle elezioni, ormai c'è uno zoccolo duro del 30% che è costante, lì si è aggiunto una parte di coloro che rifiutano e la chiamano dittatura sanitaria, rifiutano le regole e è studiato che si stima che siano soprattutto a destra o comunque inclini a un certo tipo di destra populista Coloro che la rifiutano e che hanno fatto mancare anche a quei partiti il proprio sostegno e anche per le modalità, secondo me, con cui, soprattutto nelle città che muovono milioni di elettori, sono stati scelti i candidati decisi da Roma a tavolino, gente poco conosciuta, poco radicata. Quindi ci sono ragioni anche molto particolari del momento. Poi ci sono ragioni che attengono in realtà ragione al distacco, alla fatica che le forze politiche, mi permetto di dire anche le forze sociali, il radicamento dei sindacati, il radicamento delle forze di rappresentanza sociale che una volta mobilitavano anch'essi milioni di persone, oggi fanno molto più fatica. Bisognerà rifletterci, secondo me c'è poca riflessione su questo. Mi permetto di dire che la politica tutta, indipendentemente dalle appartenenze, dovrebbe invece aprire un grande dibattito, soprattutto in questo Paese, perché con meno cittadini al voto è ovvio che si... Eh, Deflette anche la qualità della democrazia. L'ultima cosa però che mi riguarda: nel 2014 fece notizia il 37% di partecipanti alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Poi, pochi analisti, perché anche i giornalisti dovrebbero studiare molto di più, spesso leggo commenti di una superficialità clamorosa. Dimenticarono che c'era stata la condanna di un presidente, un galantuomo, eh, riabilitato successivamente, l'anno sì. dopo, per insussistenza del reato. E quindi, che però, condannato per un, per un reato che era il falso ideologico, che in molti ordinamenti europei non esiste nemmeno, da galantuomo decise di dimettersi, pur se non c'era nessuna legge che glielo costringeva. Eh, e quindi andammo al voto anticipato, che per l'Emilia Romagna era comunque uno shock. 15 giorni prima del voto, 41 consiglieri su 50, non lo ricorda più nessuno, per questo dovreste studiare molto di più quando ricordate queste cose, 41 consiglieri su 50 ricevettero l'avviso di garanzia tutti i partiti a 15 giorni dal voto. E io mi ricordo che le ultime settimane, in una terra come questa, abituata mai a vivere, tra virgolette, scandali di questo tipo, erano le famose spese pazze dove poi se vai a vedere oggi praticamente quasi tutti sono già stati scagionati per insussistenza sì. di prove. Io stesso mi candidai alle primarie e scoprì, appena candidato, che fatti di quattro anni prima mi riguardavano come indagine e poi, avendo sempre fiducia alla magistratura, dopo 15 giorni io ero archiviato da loro stessi per cui non arrivò nemmeno la di garanzia. Ma voi capite in che momento si votò? Sembrava il dramma dell'Emilia Romagna, poi vai a vedere, è la regione in cui si è votato di più nelle ultime 12 elezioni regionali, ma io non lo vivo questo come la soluzione di un problema perché poi vai a votare un anno dopo alle amministrative e succede quello che succede. Quindi io credo che adesso andrebbe aperto un bel dibattito, perché non è vero che comunque ci sia il rifiuto to cure, soprattutto dei più giovani, lo dicono le statistiche, anzi l'Italia è seconda in Europa per adesione dei ragazzi e delle ragazze fino ai 25 anni a forme di militanza che magari non sono nei partiti ma sono attraverso movimenti, eh, mh, liste civiche collaterali eccetera eccetera. Quindi siamo preoccupati, ha ragione lei, c'è da essere preoccupati, però io credo che si può ancora trovare una vitalità che poi le democrazie in momenti anche molto difficili hanno saputo eh, ritrovare. Ecco, la questione è quanto i partiti poi saranno in grado di, di intercettare questa voglia di partecipazione. E dunque il presidente Bonaccini ci ha dado, dato ottimi spunti per iniziare il nostro dibattito e guardo la professoressa eh, Simona Colarizzi, storica, docente emerita dell'Università La Sapienza eh, di Roma. Intanto, eh, come dire, d'accordo, guardiamo eh, al futuro in questo modo e soprattutto quando finisce la Repubblica dei Partiti, che cosa è accaduto in Italia da quel momento sul fronte proprio eh, della partecipazione politica. Allora, grazie mille. Sto aspettando un, un, un sorso d'acqua dal Presidente. Sì. <ride> eh, dunque, eh, devo fare però, scusatemi, due premesse, se no forse non ci capiamo. Sì. Nel senso che le due premesse sono queste. Grazie mille, eh, scusate. Allora, innanzitutto eh, bisogna ricordare quanto i partiti hanno contato nella storia della Repubblica. Forse più che in, in altri, eh, anzi sicuramente di più che in altri Stati europei, anche se ovviamente i partiti eh, nel secondo dopoguerra sono stati, diciamo, il fulcro della vita politica in ogni Stato. In Italia eh, si è formata la Repubblica dei Partiti, L è la citazione del libro di Scoppola, che è quasi, è quasi d'obbligo, perché lui parla di una democrazia dei partiti e di una repubblica nata sui partiti. Eh, non posso ovviamente fare la lezione sul perché, però questa è una premessa da fare, perché, eh, perché è chiaro che anche quando noi parliamo di partecipazione o soprattutto parliamo di partecipazione nei partiti e quindi di astensione da una politica attraverso i partiti, questo ce lo dobbiamo ricordare. Eh, seconda premessa, scusate tanto, eh, è che... Eh, Bisogna comunque ricordare che a partire dalla metà degli anni 70, eh, eh, i partiti di massa declinano, così come declinano tutte le organizzazioni collettive. Eh, qui si è, siete quasi tutti più giovani di me, però, con qualche eccezione. Eh, <ride> eh, eh, però, eh, diciamo. Eh, a metà degli anni 70 cambia un'era, no? Passiamo da un'era industriale a un'era post-industriale. Ora anche qui non è inutile fare una lezione dell'arrivo della modernità, però alla fine degli anni 70 siamo in piena modernità. Uno degli effetti del cambiamento di una società aggregata per sistemi collettivi, grandi industrie, grandi sindacati, eccetera eccetera, è proprio che entrano in crisi i partiti di massa entrano in crisi i partiti di massa, ma entra in crisi, in crisi tutta l'aggregazione collettiva, anche perché nasce un altro tipo di società che è una società mediatica, dove la politica non si fa più nelle forme in cui si, forma, si faceva prima, eh, ma in cui per esempio le televisioni e il grande schermo sono fondamentali. Eh, non è un caso che comunque negli anni '70 inizi una contestazione contro la partitocrazia, come si diceva allora, anche se il termine risale a Giannini, eh, eh, che, eh, che ha inciso, che è rimasta. Eh, allora, la crisi, diciamo, di una partecipazione politica nei partiti eh, eh, è una crisi che comincia già negli anni 70. Eh, e che, però, che cosa, che cosa produce, e poi lei mi deve fermare perché io sono i primi tre minuti, poi, <ride> poi naturalmente parleremo di che cosa è successo oggi. Insomma. Ma quello che è successo oggi è quello che già era cominciato a succedere, vale a dire che tutta la polemica antipartitocratica e tutta la polemica contro i partiti, eh, che cosa si è ridotto nell'immaginario collettivo si è ridotta in una eh, in qualcosa di cui ha fatto cenno anche il presidente Presidente, il governatore, non so come dovete chiamarlo, volete chiamarlo. Tecnicamente sarebbe presidente, presidente, perché i governatori sono quelli degli Stati Uniti, hanno dei poteri abbastanza superiori <ride> superiori ai, ai vostri. Benissimo. Allora continuerò a chiamarlo presidente. Mi fa un po' il petto, infatti, chiamare il governatore. Ma comunque. Eh, dicevo: i, i, il discorso del, ehm, eh, dell'antipartitocrazia, Che cosa è rimasto? Poi nell'immaginario collettivo, nell'opinione pubblica su cui si sia andata sviluppando questa deriva antipartitica, la corruzione. Cioè i partiti non vanno bene, siamo contro la partitocrazia perché la partitocrazia è corrotta. Era anche un problema di blocco del sistema politico naturalmente, ma tutto questo ha fatto emergere, e di questo io mi riservo di parlare in un altro, se sempre ci sarà la possibilità, è, ha fatto emergere una contrapposizione tra una società politica, che è una società politica corrotta, che è una mala società politica, e invece c'è una società civile che è bella, è sana, è pulita, eh, che è una contrapposizione diciamo assurda, inesistente, che non tiene conto quanto quella società civile con quella politica bene o male che fosse, aveva stretto dei fortissimi impatti. Grazie. Ho preso appunti, ci torneremo tra poco, professoressa torneremo Andrea. Dove. Ecco, volevo chiedere a Diretta Bellotti che eh, è un attivista, ha inventato delle vere e proprie performance per denunciare anzitutto lo sfruttamento in agricoltura. Allora, la domanda è anzitutto su questa esperienza. Di raccontarcela, ma poi, se in qualche modo si può definire una forma politica, e come perché magari non trova sfogo in un partito questo tipo di, di, di protesta? Peraltro è giovanissima, no? Perché ha 25 anni, vero? 26 complimenti, prego. <ride> grazie. Ho acceso sì. 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 Eh, Grazie dell'invito. Prima di tutto, allora, ehm, io ho studiato scienze politiche e poi mi sono specializzata in diritti umani e migrazione, quindi non ho nessun tipo di background di arti performative. Eh, nel 2019, insieme, eh, stavo studiando a Bruxelles, insieme a un collettivo eh, principalmente romano che, avevo, che avevamo formato, abbiamo deciso di eh, portare nelle piazze italiane la realtà di sfruttamento ehm, in agricoltura, quindi tutto il, il problema del caporalato e delle agromafie. Io, venendo dai diritti umani, in realtà avevo fatto una scelta molto, molto precisa, cioè avevo deciso che nonostante ci fossero sicuramente tantissime tematiche di violazione di diritti umani che mi interessavano, ci stava, eh, volevo per forza avere un approccio postcoloniale nel farlo, cioè volevo concentrarmi su qualcosa che riguardasse il mio territorio e la mia comunità. Quindi c'è stata una grandissima crisi di capire quale fosse la mia comunità, domanda a cui ad oggi non ho risposto. E, però c'è cioè, stata la creazione poi di de degli spazi, di dei momenti di aggregazione eh, nel, voler, eh, nel voler portare avanti una verità, una, di, di fare da megafono a una situazione di sfruttamento. È molto affascinante secondo me il fatto che queste proteste, eh, che erano e sono proteste e manifestazioni, sono state definite poi nel tempo principalmente dai giornali dei, delle performance. no? Per me è stato sicuramente, non so, non so niente di arte, non so quasi niente di arte, ho sicuramente una sensibilità artistica come un po' tutte le persone, però io l'ho letta come un modo per uh, semplificare un messaggio. Uh, questo ovviamente non è una... una fare critica un alla domanda, per però... Uh... Un esempio, sì. Sì, no, perché ovviamente sì, sì. è un modo molto certo. eh, edulcorato no? di, di raccontare qualcosa. E questo ovviamente è spinto dal fatto, dal, dall'età e, e dal mio genere. Quindi dico la narrazione, ovviamente, che ne è stata fatta. Quindi, va, questa è la mia storia. Negli ultimi due o tre anni mi sono occupata di, di questa campagna di informazione e sensibilizzazione che abbiamo chiamato Pomodori Rosso Sangue. E adesso faccio ricerca sul tema a una fondazione a Roma. Um, C'era una seconda domanda? Sì, sì, sulla possibilità che in qualche modo questo perché, insomma, può o non può essere ascoltato insomma, dalla politica? Che la politica negli ultimi anni, tra l'altro, ha agito in qualche modo, c'è una legge sul caporalato. Sì, la legge sul caporalato viene da, eh, nasce dalle rivolte bracciantili, eh, dal primo movimento migrante nel 2011, no, a Nardò, in Salento. E, um, vabbè, allora, <ride> diciamo che quando si, fa, si parla di una cosa, si vuole far parlare di una cosa, eh, uno sceglie delle strade, no? Io, avendo analizzato poi negli anni il modo in cui si era parlato della lotta alle agromafie, mi rendevo conto che era un discorso che di fatto era o totalmente dimenticato o ghettizzato ad alcune nicchie della sinistra e quindi di fatto inutile, perché è una se è un problema nazionale che si lega a, si lega a delle tematiche di sfruttamento eh, mondiale, contemporaneo, diciamo, non è proprio una cosetta, no? Tuttavia, un discorso che da quando ci sono state le prime rivolte bracciantili, quando è negli anni '40 in Puglia, stiamo parlando della stessa cosa, delle certo. stesse dinamiche di sfruttamento, nonostante poi il caporalato sia, sia mutato, no, se ne è parlato sempre poco. Quindi io poi mi sono chiesta: perché se ne è parlato poco? Uno può vedere i movimenti, no, in. Uh, qui... Abbiamo un'espertissima, un però si, può vedere, si possono vedere le, le, le um, opportunità politiche che si hanno, no? come è stata la legge contro il caporalato o la regolarizzazione che è stata fatta eh, lo scorso anno, um, le strutture di mobilitazione, cioè che come la gente si può di fatto mobilitare, formalmente o informalmente, e poi quello che si chiama in inglese il framing, cioè la narrazione di un problema. Io mi sono concentrata sulla narrazione del problema, cioè mi sono chiesta perché alla gente non frega niente di questa tematica. E ho risposto dicendo perché ovviamente nessuno si riesce a identificare con delle persone sfruttate che lavorano in agricoltura perché nessuno nel mercato contemporaneo, nelle società contemporanee, nel mercato contemporaneo ha percezione della produzione del cibo come della maggior parte dei beni e dei servizi che consumiamo. Quindi come si fa a far empatizzare i consumatori, i cittadini consumatori, no, termine orribile, però con questa tematica non si può, ok? Uh, la strategia dell'odio è una strategia che è stata molto usata per smuovere le persone a fare qualcosa contro qualcuno, eh, mettendosi in opposizione con quell'altro. Ovviamente non volevo fare questo, nonostante dei nemici ci sono in questa lotta, ma ho, ho puntato molto sul disgusto, no? Cioè, a una persona non importa chi c'è dietro, chi lavora, chi la terra, ma forse lo disgusterà il fatto che su questo cibo c'è del sangue, del sudore di delle persone che di fatto sono morte in agricoltura e continuano a morire in agricoltura. Uh, quindi diciamo, l'aspetto che poi è stato narrato del performativo, dell'artistico, viene dal fatto, da, da questo, dal, dal voler raccontare il disgusto nel, certo. nella protesta, cioè unendo il simbolo della bandiera italiana del cibo che veniva morso. Proprio perché diciamo, dai partiti sì. tradizionali o dalle associazioni non c'era capacità di ascolto in questo senso e quindi era bene... Agire direttamente, questa è. La... Sì. Non su. credo che non ci fosse ascolto. Non c'è abbastanza unione, non c'è abbastanza cooperazione. E anche ascolto. Sì, sicuramente. Certo. Partecipazione Chiara. pubblica, insomma. Su, rispetto a questi temi, beh, la, la sua è sicuramente una forma come dire, di partecipazione, però io direi di dare anche eh, uno sguardo d'oltreoceano. No? Allora vado da Oliviero Bergamini che è il nostro vice direttore, vice direttore di Regnus24, ma è stato eh, insomma, a lungo corrispondente dagli Stati Uniti e dunque eh, testimone di quella eh, realtà. E Tu eh, Oliviero vedi delle analogie tra i due lati eh, dell'Atlantico sull'atteggiamento proprio dei cittadini nei confronti della politica? Eh, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Eh, chiaramente sono due mondi diversi, la struttura dei partiti negli Stati Uniti è diversa da quella italiana, eccetera, eccetera, però eh, alcune consonanze ci sono. Innanzitutto, per riprendere come diceva il Presidente eh, Bonaccini, nella partecipazione elettorale eh, l'oscillazione negli Stati Uniti notoriamente è bassa rispetto agli standard europei, ora non più così lontana è andata da un minimo che era il 49% negli anni 90, con Biden nel 2020 siamo arrivati al 67%. In realtà non lo sappiamo perché è una cosa incredibile negli Stati Uniti che non c'è un sistema elettorale, un sistema di rilevazione del voto centralizzato per cui voi non potrete mai sapere, è perché c'è tutto un meccanismo diviso per stati e possiamo anche dire che nelle elezioni di adesso... Per il uh, Sindaco di New York ha votato meno di un quarto dei new yorkesi. per cui non è che siamo di fronte a un Bengodi. Però ci sono delle oscillazioni che sono molto legate, come diceva il Presidente, anche alle circostanze. È aumentata moltissimo la partecipazione al voto nel 2020 da parte dell'elettorato, chiamiamolo di area democratica, tutte le classi di età e molto gli afroamericani, Montomedonna, eccetera, eccetera, ma anche tra i repubblicani perché c'è stata una polarizzazione fortissima, quindi questo eh, alto tasso di partecipazione al voto è legato anche alle contingenze. Quindi ci sono delle situazioni che vanno soppesate, analizzate eh, nella loro eh, criticità. Nella loro specificità. Tra l'altro per quanto riguarda i giovani c'è stata un'alta partecipazione che però è stata attorno al 50%, più del solito, ma a votare tanto in America, come credo anche in Europa, sono i sessantenni. Eh, lì tra 65 e 75 anni, vota quasi l'80%. Per cui è molto frastanghiata come situazione. Sicuramente quindi c'è una in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, una. Eh, un aumento della partecipazione politica, che in realtà, per venire alla tua domanda, si manifesta in tanti altri modi. Un altro modo è un finanziamento, per cui anche in queste elezioni del 2020 una percentuale di eh, finanziatori delle campagne elettorali che hanno dato meno di 200 dollari è stata del 27%, molto di più del 19% dalle precedenti elezioni, anche se bisogna sfatare il mito che sono i piccoli contributi o i piccoli donatori a fare una forza dei presidenti democratici perché nemmeno Obama di fatto ha vinto con quelli, ha vinto comunque come donazioni dei grossi interessi. Questo per dire che la partecipazione è complicata, è veramente qualcosa di complicato. Ma un esempio che poi ci sono state le manifestazioni di Black Lives Matter che hanno coinvolto, secondo le stime, tra i 15 e i 25 milioni di americani, che sono tanti. Per cui c'è tutto un fermento, c'è tutto un fermento che è molto legato alla polarizzazione. Ci sono poi dei fenomeni che direttamente rimbalzano tra le due sponde dell'oceano. Greta Thunberg, a me è capitato, mentre ero negli Stati Uniti, di vedere la prima grande manifestazione di Fridays for Future a New York con Greta, che era arrivata in barcavena, ricorderete sì. tutto quanto. No? Ho partecipato fisicamente a una riunione in cui questi ragazzi quindicenni prevalentemente bianchi perché eravamo a Manhattan, ma non solo, organizzavano la manifestazione. C'era questa freschezza, questo entusiasmo, anche ingenuo, dobbiamo dirlo, però quei quindicenni sono gli stessi che stanno manifestando a Glasgow e sicuramente hanno avuto un impatto, sicuramente c'è un impatto forte, sia là sia qua, senza queste manifestazioni, senza questa ragazza Greta che due anni fa... Nessuno conosceva un anno e mezzo fa. È un fenomeno incredibile. Noi media siamo sempre accusati di fare delle bruttissime cose. In questo caso abbiamo creato quella che per alcuni può essere un mostro, eh, per quello che dice, per altri un idolo assoluto. Perché in grado di empatia, in grado di coinvolgimento dei giovani americani con questa ragazzina svedese eh, che è alta così, alta nei 50, piccolissima, è incredibile. Per cui c'è una. C'è qualcosa, sta succedendo qualcosa. Secondo me però, appunto, ci sono poi tutta una serie di cose da dire che non, non voglio dire adesso perché ruberei troppo tempo, però una cosa fondamentale e importante da sottolineare. Uno che è molto legato alla polarizzazione, molto legato a questa forte divisione ideologica e questa rimanda spesso a una crisi del sistema di rappresentanza per non parlare del, tutto, del problema della verità, delle fake news, del cospirazionismo, eccetera, eccetera. Quindi è una partecipazione che comunque avviene in uno spazio che non è più quello appunto dei vecchi partiti, non è più quello dei media tradizionali, è qualcosa di nuovo, qualcosa di, di vitale ma nuovo. E questo anche pone il problema della rappresentanza, perché per molti versi questa partecipazione si pone... Quasi in contrapposizione con il sistema politico tradizionale. È una critica alla democrazia, è una critica al sistema. Greta va a Glasgow e dice: Non state facendo niente, è bla 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 quello che state facendo. Non è bla bla bla. È una complicata, sofferta mediazione tra interessi contrapposti, esigenze di popolo, eccetera, eccetera. Che è quello che deve fare la politica, cioè trovare una composizione tra una Cina che ha interesse, che dovrebbe investire 2 mila miliardi di euro all'anno se volesse rispettare i tempi che Greta vorrebbe dargli, e magari dei paesi più virtuosi che sono in grado di farlo, comunque cercano di farlo. Quindi c'è, secondo me, per, per chiudere forse banalmente, però per dare un'idea, una grande vitalità che però è legata alle contingenze ed è, eh, e trova veramente fatica a... Ehm, a entrare a immettere la sua ninfa vitale nelle forme di rappresentanza, ma anche perché siamo di fronte a una crisi complessiva del sistema, la crisi del welfare, una crisi demografica. Quindi ci sono dei problemi così enormi per cui da una parte c'è una grande voglia di dire ci sono questi problemi, lo stesso che diceva la nostra, la nostra amica. È enorme, però mi sembrava che tu dicessi, io alla fine cosa ho detto? Come suscitare disgusto? Come coinvolgere la gente? Ma quasi senza avere poi uno... Non voglio forzare la tua, la tua interpretazione, senza avere un'idea precisa di che cosa potrebbe poi essere la soluzione politica a questo, perché siamo ancora a livello precedente, c'è un grosso problema che tra l'altro è legato alla globalizzazione, all'immigrazione, eccetera, eccetera. Dobbiamo quantomeno dirlo, gridarlo, esprimere questa energia. Il problema, appunto, e non vorrei essere nei panni del presidente Bonacina, è come riuscire a. a Creare delle forme nuove, dei vasi nuovi politici che contengano tutto questo. Però che è una cosa vitale lo dimostra, e poi magari ci torniamo, che su una partecipazione politica negli Stati Uniti adesso è in corso una, una battaglia furiosa, con una serie di stati che cercano in vari modi, poi, se vi interessa, ne parliamo, di limitarla. E altri stati e altri poteri che cercano di invece sostenerla e ampliarla. Quindi la partecipazione non è morta per niente, è Va, va, va capita, va gestita e in qualche modo va tenuta viva, secondo me. Ecco, forse, e chiedo al professor Crouch, che nel 2003 ha pubblicato tra l'altro un famoso saggio post democrazia. Ecco, poi a distanza di tanti anni, forse l'esempio le, le, degli Stati Uniti è un esempio che raccoglie tutti questi elementi critici insieme. Abbiamo un ex presidente che ha delegittimato un sistema elettorale, eh, c'è stato un movimento insomma, di, eh, de, di elettorato che è cavalcato insomma, dagli stessi politici, dallo stesso ex presidente Trump, sui social. Insomma. Quindi abbiamo, abbiamo l'elemento eh, della rete, abbiamo l'elemento di una parte di elettorato scontento per certe ragioni ovviamente non mi, non mi addentro, c'è quindi anche qui la crisi della rappresentatività. Ecco, secondo lei questo elemento come si declina e poi anche la luce di tanta distanza da quel saggio che ha scritto, ma che è probabilmente ancora valido? Sì, ho, ho scritto sempre che c'è il sistema formale dei partiti, governi, elezioni e c'è anche questa società civile bella è pulita uh, l'una accanto dall'altro e ho visto sempre la speranza per il futuro e, e, le, le attività in questa società civile ma ho visto sempre queste cose sono come due cose separate uh, ma forse è più complicato e, e, e arri, sta arrivando anche sempre più complicato inizialmente abbiamo una, una differenza molto importante tra la democrazia formale e la democrazia informale. La formalità è molto importante per la legittimazione dello, del sistema, perché abbiamo elezioni, i, i, gli elettori, un processo, decisioni e finalmente la formazione di governi. Uh, è, è importante che questo questo è formale che tutti i cittadini hanno un voto che c'è processi molto trasparenti uh, affinché arrivare a un governo con l'accettazione uh, del popolo. Ma questo sistema formale in sé è qualcosa fredda <ride> e uh, se sempre vitalità. Se abbiamo sempre una democrazia quasi forte, uh, un secondo aspetto della democrazia. Queste sono le, le attività che continuano, non, non sono ogni 4-5 anni alle elezioni, ma ogni giorno, ogni, ogni ora, dove molti gruppi uh, provano di influenzare i, 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 i governi e, 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 in modi diversi. E, questa, e questo. Questo, sistem questo sistema informale dà energia al sistema e rende possibile che possiamo come cittadini influenzare i governi. Ma questo sistema manca l'eguaglianza perché chi ha moneta può convert convertire moneta in poteri e chi ha poteri pot può Convertire il potere in moneta è un circolo vizioso tra gli, i ricchi e il potere politico. Dunque, se abbiamo un sistema formale che rappresenta gruppi di molti tipi nella società, se passiamo da un sistema di questo tipo, quando l'enfasi è sull'informalità dove uh, le, I ricchi, le grandi imprese hanno molto più influenza che gli altri, siamo in una situazione molto pericolosa e penso che siamo in una situazione, situazione come questa. Ma come possiamo, possiamo rivitalizzare il sistema formale? Questo, per questo abbiamo bisogno di rapporti tra partiti e gruppi organizzati, tra partiti e movimenti. Perché i nostri partiti sono in gran parte radicati nei conflitti del passato, nei conflitti sull'industrializzazione, modernizzazione, conflitti del passato. E, ma queste organizzazioni rimangono? E come è possibile che i nuovi conflitti, i nuovi divergenze di interesse, possano inserirsi nella politica formale? Per questo, Servono rapporti complicati uh, tra movimenti e partiti. Il problema eh, ci sono molti problemi. Eh, ma un problema centrale è che i partiti e il movimento non, 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 non ci amano, uh, non, si, non si amano. Per i partiti, i movimenti sono rumori. Che usano moneta e energia che non, non aiutano le Per i movimenti, i partiti sono traditori, perché devono fare compromessi che non sono importanti per i movimenti. Ma è importantissimo che troviamo modi per riconciliare questi due tipi e come possiamo usare uh, le energie nelle società civili per dare energia a, ai sistemi partitistici. Sentiamo allora su questo il presidente Bonaccini. Allora è vero che i partiti e i movimenti eh, non si amano, e poi le chiedo di rispondere sul fatto se è possibile effettivamente una partecipazione oltre i partiti, no? oppure se ci stiamo eh, perdendo qualcosa. Penso anche ai giovani che lei ha ah, citato. Ma quella c'è: Fridays for Future. Dopo si può andare ad analizzare, e magari da lì escono proposte in alcuni casi irrealizzabili nei tempi che prevedono, altrimenti avresti un conflitto. Tra ambiente e lavoro che ti fa perderebbe, esplodere delle contraddizioni sociali drammatiche, oppure che ci sono molte domande e magari poche proposte, ma lì c'è una partecipazione vera. Guardi, a me ha colpito questo dibattito, questa esultanza in Parlamento della destra, ma non è che voglio fare una questione di battaglia politica, adesso dico il concetto, la visione, l'immagine al paese sul DDL esatto. ZAN. Io al mio partito, al Partito Democratico, direi portate fuori quella battaglia dal Parlamento, perché tra i cittadini, tra i giovani ma non solo, ma soprattutto tra i giovani, è un dibattito che secondo me sfocerebbe in una iniziativa popolare che magari non nelle dimensioni, ma nell'esito porterebbe a un referendum in cui secondo me vincerebbero coloro che come per l'aborto e il divorzio erano molto più avanti della politica guardata dal punto di vista dell'analisi del Parlamento degli anni 70. E mi dispiace che l'immagine che la politica dà di se stessa, al di là di chi ha esultato, è quella di un Parlamento che persino esulta nel negare l'avanzamento di diritti civili che in gran parte delle democrazie europee ci sono già e che portano, quando ci si mobilita su questo, tanti cittadini, soprattutto giovani, a manifestare anche con gioia, con eh, non tanta protesta mai violenta in questo caso. Eh, e quindi da questo punto di vista effettivamente c'è una vitalità su argomenti nuovi che la politica ha il dovere di affrontare. Questo tema della transizione ecologica, che è un tema che può trovare delle ragioni anche di come fu nelle contestazioni del 68 negli anni 70 di critica al sistema in questo caso perché perché è evidente che noi rischiamo di giocarci in pochi anni il bene più prezioso che abbiamo che è il pianeta terra io che ho fiducia nelle tecnologie e nella scienza penso che troveremo ragioni per anticipare persino alcuni provvedimenti ma devi questa è la fatica della politica mettere di fronte democrazie e regimi perché di questo si tratta ad accettare scelte, lei ci dice, dice, diceva la Cina ad esempio, nella quale in realtà Xi Jinping ha quintuplicato gli investimenti sull'ambiente nell'ultimo quinquennio, ma sono ancora insufficienti per cercare di dare una spinta e una mano. Avete visto l'India cosa ha detto? L'India fa quasi gli abitanti della Cina, sono un miliardo e trecento milioni di persone. Modri dice no, no, 2050 per me il 2050 è troppo in là, lui dice 2070. Quindi è lì che bisognerà cercare di trovare. E io mi auguro che Biden riesca con l'Unione Europea, cioè che l'Unione del mondo occidentale, ancora oggi la parte più eh, come valo, valore del volume economico di scambi commerciali la più forte nel mondo, trovi a differenza della dinamica tra Trump e e l'Unione Europea di rottura di un rapporto storico nell'Occidente per cercare di avere una massa e una dimensione politica che contrasti. C'è però una questione che a me, per certi aspetti, fiducia la dà, che non è il tema della partecipazione alla politica che va affrontato, va analizzato. Ora anche qui io sottoscrivo e sottolineo quello che veniva detto, e lo dico sempre a tutti i ragazzi che incontro, a parte che io a 23 anni facevo già l'amministratore pubblico. Eh? cioè io ero già uno che doveva prendere delle decisioni perché avevi partiti popolari che avevano l'intelligenza non di chiamare me, ma di far partecipare anche le generazioni più giovani già alla responsabilità della mediazione della proposta. Noi abbiamo appena vinto le elezioni a 100 in un comune dove io ho perso di 20 punti alle regionali un anno e mezzo fa. Abbiamo vinto con un ragazzo di 27 anni e non avevo mai visto tanti ragazzi e ragazze partecipare alla campagna elettorale perché quantomeno sentivano molto più di quello che potrei dirgli io che ne ho 54 delle sensibilità su argomenti, quindi noi abbiamo bisogno di portare e avere il coraggio persino di forzare eh, avete presente Mattia Santori? Ora nessuno di voi credeva che io con Mattia Santori non mi fossi mai parlato durante la campagna elettorale delle regionali. Vi ricordate il tema delle sardine? Io con Mattia Santori la prima volta che ho parlato è stato il lunedì, il martedì mattina dopo aver vinto le elezioni e al telefono. Chiaramente avevamo degli emissari che ci facevano parlare per decidere anche se condividavamo gli argomenti. Io non ero mai andato nelle piazze delle sardine per non strumentalizzarle. Perché era bene che nuotassero libere no? in una capacità di movimento che non era quello dell'imbrigliamento nei partiti. Così come quando qualcuno analista dice avete vinto grazie alle sardine: no. Perché le piazze delle sardine erano di gente per il 99% di centrosinistra. Diciamo che le sardine invece hanno avuto una, eh, diciamo, un merito straordinario, che era quello di dimostrare in quel momento ai partiti di centro-sinistra a partire dal mio, che non era vero che non volessero i nostri elettori andare in piazza e che quelle piazze erano state lasciate, merito suo di averle mobilitate, a Salvini e alla Lega per anni e anni. E quello è stato un formidabile evento che ci ha favorito, che noi abbiamo saputo interpretare, perché io la campagna elettorale d'inverno l'ho fatta insieme a tutti quelli che ci davano una mano e alla coalizione, tutta nelle piazze fuori e c'era freddo. E ha cambiato persino in quel momento, vi ricordate, la narrazione di chi andava nelle piazze e le utilizzava come elemento di consenso, cioè la destra. L'ha proprio ribaltata. Ora, Mattia Santori, pochi mesi fa, io sono tra quelli che gli ho detto, guarda che secondo me alle prossime elezioni a Bologna sarebbe bene che tu ti candidassi con qualcuno, poi con chi lo decidi tu. Ma se ti viene offerta, tra virgolette, in senso positivo, la candidatura l'ha fatto, è stato il più votato nelle liste del PD, poteva essere il meno votato, il più votato in qualsiasi lista, ma io credo che sia un ulteriore contributo perché tu puoi costruire la partecipazione, la proposta, la protesta, ma poi a un certo punto è bene che entri nelle istituzioni per cercare di verificare anche come condizionarla. Dicevo e chiudo, l'elemento che mi dà fiducia però su una generazione che spesso viene descritta come una generazione passiva oppure che fa cronaca per atti di bullismo o di violenza. Ora, guardate il dato sulle vaccinazioni, la fascia 19-29 anni in Emilia-Romagna, ma credo più o meno in Italia sia così. Oggi supera per numero di vaccinati i trentenni, i quarantenni, i cinquantenni, i sessantenni e stanno raggiungendo i 70-79 novenni Ed è una generazione che non è che sente, come i più anziani o quelli dalla mia generazione in su, il rischio dei decessi o delle terapie intensive. Perché i ragazzi di quell'età, che sono purtroppo deceduti o ricoverati nei reparti gravi. Si conta sulle dita di una mano, per fortuna, e tutti quelli che sono stati purtroppo toccati dalla tragedia avevano altre patologie. Eppure sono tra quelli che più si vaccinano. Io credo che ci sia una fiducia, ad esempio, nella scienza molto più alta che in una parte dei loro genitori, per quello che è accaduto di populista anche in questi ultimi anni in cui a partire dalla politica sembrava certo colpa dei partiti eh, per l'amor di Dio non capita mai le cose per caso ma se vi ricordate che l'importante per candidarsi era non aver mai fatto politica o non aver mai amministrato alcunché e si è visto come poi è sfiorito alla prova del governo tutto questo perché io ho sempre pensato che chi viene eletto rappresenta chi lo elegge e non ci può essere questa grande distanza tra la benedetta società civile e quella politica, perché è un mescolamento. Allora io credo che noi dobbiamo, rispetto alle cose che lei diceva, che fanno riflettere eh, e fanno anche preoccupare, perché uno può pensare effettivamente che sia la denuncia la quale poi qualcun altro deve risolvere, però quella denuncia la stiamo ascoltando. Abbiamo fatto a sufficienza leggi che poi vanno a colpire esattamente quel problema che ci pone e oggi io credo che sui temi dei diritti civili, dei temi della transizione ecologica, i temi del digitale, che sono quelli che più mobilitano i giovani, ma per ragioni anche di radicalismo che a quell'età hai, la politica dovrebbe avere il coraggio di dare una risposta, che non vuol dire dare ragione, vuol dire occuparsene. Io penso che se partissimo da lì, forse sarebbe anche più facile trovare... Una condivisione perché anch'io credo che non sia per nulla sparita la voglia di partecipare come tanti elementi ci stanno dimostrando. Ecco, naturalmente, tanti gli elementi. Mi verrebbe da chiedere, Presidente, perché il partito non vuole portare in piazza la questione di cui diceva del Didier Zan, Insomma, adesso eh. forse. No, ma io, io credo che invece accadrà, guardi, tutto sommato. Perché, sì, perché poi adesso ci sono elementi che riguardano anche il governo. Quanto durerà il Quirinale? Ci sono anche le questioni contingenti che attengono a scelte che determineranno la prospettiva persino di quali alleanze si faranno in futuro. Ma io credo che invece su questo, peraltro, do atto, dal mio punto di vista ovviamente, che è una delle poche forze politiche che su questo tema comunque sta ponendo un tema di avanzamento dei diritti, non di arretramento. Professoressa Colarizzi. Eh... Ecco allora. No, Arriva la professoressa perché seguiva attentamente il presidente, sì, no, no, torniamo tutto, a quella contrapposizione Anche perché di poi prima il professor Crouch ha parlato di movimenti, movimento, ecco questo è stato un esperimento che in un certo senso, come diceva anche il presidente, ha avuto una certa parabola, insomma un movimento che con la politica tradizionale, con i partiti eh, si è parato ma alla fine ha assunto alcuni aspetti di quei partiti e ecco, non arrivo all'attualità perché insomma la conosciamo. Allora, scusate. Eh, dunque, eh, io sono molto d'accordo con il presidente eh, su tante cose che ha detto. Mi sembra che sia un'analisi un più da, da condividere totalmente. Eh, i, I movimenti, il vero, i movimenti, come si diceva, come diceva Alberoni, figuratevi tanti tanto, tanto tempo fa. O si istituzionalizzano o muoiono. E questo è verissimo nella storia dei movimenti. I movimenti sono sempre contro, su questo non, non, contro perché protestano contro qualche cosa e quindi aggregano. Il movimento è positivo, non è negativo. È il sale. Oh, mamma mia, scusa. Eh, mi dovete dare da bere. Eh, il presidente mi deve dare da bere. Io Grazie. Ah, Scusate. Grazie mille. Basta, basta così, sennò poi lo rivedo. Lo... Tutti i movimenti nella storia sono stati contro, nella storia passata così come, come anche nell'attualità, naturalmente. Eh, parliamo un momento dei movimenti antisistema. Perché, eh, diciamo, nella esperienza degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, ah, ci arrivo, eh, sono tutti movimenti contro il sistema. Per questo sistema non va bene, quindi hanno una ampia visione, raccolgono soprattutto generazioni giovani, ma a poco a poco negli anni eh, 80. Questa diciamo, tutta la spinta degli anni 70 che era una spinta, diciamo, rivoluzionaria, diventa una spinta concentrata contro i partiti. Questo, questo nell'evoluzione della, eh, nell della politica italiana. Voi mi dovete scusare, ma questo è. E questa è la mia voce oggi, non lo so perché. Eh, che cosa succede poi? Che e accanto a questi movimenti antisistema ci sono i movimenti one issue, cioè i movimenti focalizzati su un obiettivo, che sono stati tutti i movimenti referendari, che sono anche oggi paradossalmente, non si può più dire che è un movimento one issue, ma è il movimento ambientalista, ormai non lo è più, però diciamo sono i movimenti... Eh, eh, Co quale ha prevalso? Ha prevalso in Italia il movimento antisistema. Il movimento antisistema che cosa ha prodotto? Ha prodotto i populismi. E, e, di, perché sempre sul discorso della, della, della società civile sana eh, ha prodotto i populismi e, e hanno, di, che hanno distrutto la prima repubblica. Nella seconda repubblica sono emersi di nuovo i movimenti populisti sono la continuazione perché guardate che eh, l'unica differenza è che a un certo punto questa società civile sana contrapposta a quella malata si divide in due nel senso c'è cioè, una società civile sana che è quella di laboriosa del capannone de, de, dell'industria però che vuole arricchirsi che vuole lavorare in pace, che non vuole essere assistita dallo Stato e lì viene cavalcata, diciamo, dal primo partito populista che è Forza Italia. Berlus, e non a caso che è un partito mediatico. Eh, poi c'è, diciamo, eh, a poco a poco. Questa, e poi c'è l'altra società civile, che è la società civile riflessiva, eh, è la società civile de, de non corrotta, perché l'altra naturalmente è corrotta, però sempre in nome della società civile. Cosa hanno fatto i partiti che non riescono a ristrutturarsi nella seconda Repubblica? Hanno cominciato a inseguire questi due movimenti. Berlusconiani contro Berlu anti-Berlusconiani, noi abbiamo vissuto una seconda repubblica all'insegna di un movimentismo divisivo e basta, in cui la politica non esisteva più, siamo arrivati al VAFA, 2007, non è così lontano nel tempo, sì, sono passati quasi 15 anni, eh, però siamo arrivati a questo, e poi che si sono tramutati in partiti, sono due sovranisti e populisti, perché poi l'altra deriva è stata quale? Quella che a poco a poco si è cominciata a dire non più che erano i partiti corrotti, è la politica che è corrotta, è la politica che non ci interessa e questi sono movimenti politici che è la casta che, che, che noi vogliamo distruggere, che è il Parlamento che noi vogliamo aprire come una scatola di tonno, che sono i burocrati di Bruxelles perché noi siamo sovranisti. Cioè questo movimentismo ha degenerato completamente, non c'entra niente con i movimenti, diciamo, one issue, che sono quelli che il, la politica cercava giustamente di... Uh, di ricevere da questi movimenti l'input per andare avanti e per rinnovarsi. Mentre invece che cosa abbiamo assistito? A una crisi, a una crisi della rappresentanza. E la crisi della rappresentanza è perché i partiti hanno cominciato a inseguire questi movimenti. Vedete, i partiti devono prendere dai movimenti l'infavità. E devono però anche saperla gestire. È l'infa vitale occuparsi del bracciantato che è ancora sotto il caporalato. È l'infa vitale. Se ne sono dimenticati, non se ne sono dimenticati, non importa. Ma il problema del, del fatto che il partito o l'interprete, li o comincia a riguidare il paese, a riqualificare la politica, dicendo: Io non seguo i movimenti, li assorbo laddove mi danno quelli che sono degli input che mi possono servire. Eh, però poi guido, però poi ho un'idea di paese, però ho un'idea politica. Grazie. Poi c'è anche un tema che è quello poi della formazione dei giovani, no? Eh, che qui si inserisce perfettamente rispetto anche al ruolo dei partiti. a quello che si diceva prima nella tavola, rotonda precedente. Esatto. La tavola rotonda precedente, io l'ho ascoltata, è fondamentale, è, è perché è, un, è imparare a essere liberi, a essere cittadini. Sentiamo Diletta Bellotti su questo. Vedevo che eri d'accordo con quanto diceva la professoressa. Tu, eh, che movimento vorresti eh, rappresentare? Tra l'altro, hai detto poco fa che la lotta alle agromafie non è ancora di dominio pubblico. Allora, io nasco in, come eh, entità politica nei movimenti ambientalisti, principalmente Extinction Rebellion e nei movimenti transfemministi. E continuo anche in questi. Come dicevo, quello della lotta ci sono varie realtà che lavorano al che, che combattono contro le agromafie, ma che appunto, ehm, per quanto facciano, forse l'unico lavoro reale che si sta facendo sul territorio, continuano a non. Ehm, hanno pochi riconoscimenti, diciamo, nazionali. Eh, e c'è di fatto una fortissima frammentazione in questa lotta. Come nella maggior parte delle lotte, per quello che diceva appunto la professoressa. E io penso che sia importantissimo, cioè, la, la, diciamo, la sfida più grande che abbiamo davanti è quella di mettere insieme questi sforzi. E questo proprio da, da attivista, da militante, è lo sforzo. Eh, è, è il momento più complicato perché è, è il momento in cui uno mette da parte il, il protagonismo no, di cui la politica è fatta e, e dice OK, noi in questa lotta siamo uguali. Ma che vuol dire? Vuol dire che questo sistema d'oppressione, perché eh, la crisi climatica, come sistema eteropatriarcale, sono sistemi di, di oppressione. La crisi climatica è intesa come il fatto che il collasso climatico avrà eh, delle, ehm, degli effetti, ehm, Diseguali sulla nostra società rispetto ai diversi, diversi privilegi che ci sono: questo dire, ok, questo, in questo noi siamo, siamo insieme perché ci opprime in maniera diversa, ma con la stessa urgenza. A me. Oggi ovviamente sentirvi mi, um, mi mette anche molta rabbia, perché comunque mi rendo conto del... Uh, ci sono pochi momenti di, di, di ponte generazionale no? nella, nella nostra vita, e ovviamente la percezione poi di quello che si fa è una percezione appunto mediatica, mainstream principalmente, e, um, molto diversa da quello che poi magari facciamo la maggior parte del tempo. E. Um, io penso sia la cosa su cui vorrei riflettessimo è proprio questa, la definizione del termine ragazzini, no? che è stata usata poco tempo fa parlando di Greta Thunberg, che um, è molto affascinante perché si nota che chi è antisistemico appunto viene spesso definito ragazzino e anche il fatto che Greta Thunberg stessa sia stata presa come simbolo della, um, della lotta contro il cambiamento climatico nonostante non sia di fatto, eh, cioè sia il leader riconosciuto della lotta al cambiamento climatico, ma è semplicemente una delle milioni di persone che lottano contro il cambiamento climatico. Ed è molto affascinante chiedersi perché lei. E la risposta, secondo me, sta proprio nella definizione che è stata data. Numero uno è il fatto di chiamarla appunto solo col proprio nome di persona, no? Quindi una Greta, cioè una ragazzina, una persona. E io se venissi chiamata solo per nome mi offenderei perché è un, cioè, so, sono laureata, no? come lei a 18 anni è un'adulta in Europa. Questa non come critica, ma proprio come analisi, eh? cioè, perché lo vedo spesso nei giornali. Quindi una, una persona che viene uh, vista come una bambina, ma non è una bambina, perché da bambina non è sessualizzata, quindi non è un agente politico non è una donna che è un agente politico, una donna che occupa una, una piazza è un agente politico. E, e questo secondo me dice tutto sulla, sul, sulla percezione dei movimenti, che è totalmente diversa da quello che i movimenti di fatto fanno, che sono la linfa vitale di tutto quello che sta succedendo nel mondo. E non lo dico per, perché ci sono dentro, lo dico perché la realtà, cioè la frammentazione che noi stiamo vivendo, politica, sarà una frammentazione, cioè il collasso climatico porterà al collasso della nostra società, fatti, scientifici, oggettivi. E quello che è successo anche col DDL e ZAN dimostra anche questa cosa, cioè che non c'è nessun tipo di... Um, non c'è un, uno specchio neanche di un millimetro tra quello che noi percepiamo, tra quello che noi viviamo sulla nostra pelle e quello che, che viene percepito dalla politica. E non riuscire a recepire questa cosa è un gran peccato, ma noi andiamo avanti. Ma tu pensi, per esempio, che eh, i comportamenti che eh, la tua generazione, la generazione di Greta Thunberg, stanno portando, no? mm -hmm. eh, Rispetto ovviamente alle esigenze del clima, al rispetto al mangiare meno carne, mandare meno mail, a vestirsi con abiti, per esempio, di seconda mano, sono comportamenti questi che eh, riusciranno, come dirlo, a imporli alle altre generazioni? Allora, no, forse. Un po', cioè, secondo me, la cosa bella è ispirare le altre persone semplicemente col proprio esempio di, eh, di militanza e di coerenza. Cioè, io pure non mangio, sono vegetariana da sette anni per coerenza, non perché penso di risolvere il collasso climatico con, con la mia scelta, ma per coerenza morale, che è una cosa che appunto manca. Cioè, le democrazie ne neoliberali non hanno per me nessun tipo di, di valore morale, principalmente. <ride> Questa è la cosa. <ride> No, sì, esatto. non hanno valore. Come cioè, non hanno valore. Cioè, morale, eh, morale. Ecco, allora, siccome morale. se posso, siccome ragazzi. Sì, noi non vorrei sì, essere siamo, interrotto, sì, scusa, finisci, finisci. Grazie. Eh, sì, valore morale nel senso che eh, non poggiano su fondamenta morali, come le poteva intendere Martin Luther King, cioè non riescono ad avere quel salto di. Eh, di percezione delle persone che fanno parte della società, degli esseri umani come esseri umani, il fatto che si basino su modelli di sfruttamento, cioè, noi la vita che facciamo, i nostri sistemi di consumo, si basano sullo sfruttamento delle risorse della nostra terra e di altre persone. Il fatto che abbiamo i supermercati pieni, le cose online, non è cioè non cadono dal cielo, questo lo sappiamo tutti, no? E quindi, come fa? Cosa c'è di morale in questo? Non c'è niente di morale, secondo me. E quindi quello che stavo dicendo prima, cioè il, i movimenti, cioè le persone che entrano dentro i movimenti, quello che bisogna capire, cioè che la generaz le generazioni dopo di, me, dopo di me, nel senso più anziane di me, devono capire, secondo me, è che le persone trovano, trovano nella lotta significato esistenziale. Ecco. Allora sentiamo su Però questo, no? Sì, abbiamo no? Per che proprio... Ah, sì, Ma rapidissimamente, siccome ragazzina l'ho usato io. Poi io ho detto Greta Thunberg: non ho detto Greta, basta anagraficamente Greta Thunberg è una ragazza giovane. Detto questo, noi ci stiamo dicendo da un'ora a noi, noi vecchi partiti, dovremmo ascoltare più e lo no? dovete ascoltare anche voi. Perché io avrò dato da una ragazzina Greta, tu hai dato a me di quello che non ha morale. <ride> E non io, ho detto no, no, così è fatto, senza nemmeno rendertene conto, dicendo, dicendo no, no, a me in quanto difensore implicito di un certo sistema di democrazia, eccetera, eccetera. Come, Ma sì, io dico me, per, però noi... No, 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 no è importante, so. è, importante perché, è importante, perché noi dobbiamo ascoltare, diciamo, la generazione. Poi io so che sono stato ragazzo anch'io tanti anni fa c'è una, una intensità emotiva, un radicalismo e così via, che ti porta comunque ad avere un certo tipo di atteggiamento nei confronti del mondo e che in altre generazioni è diventato violenza, tanto è stato integrale e assurdo e, e qui non stiamo in questo. Però è veramente importante questo, è veramente importante, lo dico con tutta sincerità, perché in questa frase che tu hai detto... Quasi senza rendertene conto, ma la, democ la democrazia non è basata sui valori. C'è un rifiuto completo della mediazione che, permettimi di finire, che non ha senso, non ha alcun senso. E il fatto che Greta Thunberg sia diventata un simbolo perché? Perché è stata la prima che è andata davanti al Parlamento con cartello d'inverno e questo diventava una grande bella storia mediatica. ok? È così, il mondo funziona anche così e bisogna avere a che fare con, con le strutture del mondo. Si possono criticare, ma è importante però non diventare, come dire, con loro che dicono io ho tutta la verità, io ho tutto il valore e il resto non ha valore. Questo è un grosso pericolo, è un grosso pericolo, credimi. Io ho sentito un brivido sentire quella frase lì. Detto questo, siccome siamo tardi, mi taccio e lascio... Sì. Professor Crouch. Sì. Un problema per i movimenti che hanno radici in un popolo, nella popolazione, tra i cittadini. Perché il gran successo... Dei, dei grandi partiti del, del passato, forse del presente, era che furono radicati nelle identità sociali e non solo politiche. Perché la gran parte della cittadinanza non è molto politica. Noi siamo specialisti, pensiamo della politica ogni giorno, ogni minuto, ma per, per la gran parte della popolazione, questo non è vero, eh, possono mobilarsi. In un, in un modo politico quando c'è un'identità politica che vedono che risponda a un'identità sociale che, che, che sentono spesso e, i, i grandi partiti socialisti e cristodemocratici hanno trovato questi legami perché so, so, sì, so che sono un operaio so che c'è un partito che rappresenta persone come me se sono cattolico c'è un partito che rappresenta me. Se sono, se sono un operaio cattolico ho problemi, ma era cioè, possibile di fare questi legami. No. I, no, normalmente i movimenti, particolarmente quando cominciano, non hanno radicati di questo tipo. Sono, esistono in un, nella, nella, nel mondo politico, non formalmente, ma non, non, nei circuiti politici. La questione per loro è possiamo trovare radici in questa popolazione che non si interessa molto per la politica. I nazionalisti, i sovranisti, possono fare questo molto facilmente, perché quasi tutti hanno un'identità nazionale. E questo spiega impazientemente il successo. Del nuovo nazionalismo e xenofobisti. Perché tutti hanno un'identità sociale pre-politica nazionale. Per i femministi è una questione molto diversa. L'identità di genere è molto, molto profonda. Molto profondo, e normalmente, fino a questi giorni recenti forse, era qualcosa di chiaro. Uh, ma è molto difficile. Di, 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 Mettere un'identità politica su questa identità sociale e biologica. Perché i pa partiti radicati nella genere creano, creerebbero conflitti all'interno della famiglia. Dunque il femminismo e un eventuale maschilismo devono lavorare sempre fuori i partiti. Gli ambientalisti sono molto interessanti. Per la prima visione questo non è un'identità sociale, questa è un'idea, uh, uh, sapienza uh, che forse ogni persona pot potrebbe avere. E, e Questo per me spiega perché, perché? Benché i, i partiti verdi, in gran parte part maggioranza dei paesi, sono molto più vecchi che i nuovi nazionalisti. Perché hanno i nazionalisti arrivati più grandi? Per me la risposta è questa, che gli ambientalisti hanno molti problemi per trovare identità sociale. Ma penso che questo stia cambiando in due, 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 due volte. Primamente, c'è, questo è forse qualcosa di generazione perché i giovani, le giovani, possono dire questo è il nostro problema, il problema per noi, i nostri figli, i nostri bambini, molto più che voi vecchi. Uh, dunque, questa, la politica ambientalista sta sviluppando come una politica per i giovani. E vediamo in molti paesi dove... Gente della Sinistra che sentono alla sinistra votano per i verdi invece dei partiti socialisti, sociodemocratici e liberali. Secondamente, è chiaro che in gran parte dei Paesi, i voti per i verdi, i ambientalisti, sono concentrati molto nelle grandi città, non nella natura, non nella campagna, nelle grandi città dove si trovano una concentrazione di persone ben educati e che lavorano per, per l'economia del futuro, uh, uh, professionalisti di diversi tipi. Dunque, sembra che i movimenti verdi, i partiti verdi, divengano partiti dei giovani e dei ben educati nelle grandi città. Questa forse sarà un'identità politica che risponde a diverse identità sociali come mai ecco dobbiamo chiudere volevo ricordare un'ultimissima cosa che questo evento si chiama la terza agora la agora nasce eh, nella culla de della democrazia e dove non ci sono democrazia non, dove non ci sono democrazie liberali non sarebbe neanche possibile un dibattito del genere insomma ecco, quindi questo è fondamentale <ride> Ma vero è vero che se dici eh. che sei le democrazie liberali non hanno valore, orale ho detto non valore, potete almeno ricordare. No, ma è ancora peggio. All'alternativa ah, sono o i regimi o l'anarchia. Io non conosco. peccato che non no. possiamo continuare. sarebbe, vabbè, molto, comunque, bene, no? sarebbe molto, no, esatto, molto bello, molto interessante continuare. Ma no, no, so, io non credo che lei così, eh? proprio... cioè concettualmente così: non è che perché oh, ha 25 oh, anni di oh, inquisizione. Eh, dice una cosa che è diversa da me, che ne dico 54. Sì, sì. Sì, sì. Ognuno si però, prende la responsabilità di quello che dice. Oh, può essere stato un errore, spero sia un errore, perché se si rendesse conto di quello che ha detto, la lotta partigiana. Col sacrificio di milioni di ragazzi, ragazze, donne e uomini non sarebbe servita nulla per darci la possibilità di venire qui a discutere, come abbiamo ricordato. No, ma io su questo non, ho... cioè, no, non è che mi basta eh, il concetto, sì, eh? sì, questa è una cosa scoprire. gravissima dal mio punto di vista. Mi spiace che ci siamo anche male, sarà per la prossima. No, ma è. <ride> È fatto anche per questo, per chiarirsi, insomma, non si eh, parla anche per questo. Sì, come dire, ecco, io non credo che ci sia stata una volontà, adesso non è che devo fare le precarietà alla difesa di nessuno, certo non è stata, come dire, eh, compresa o no, una... detta, però, come dire, rispetto alla sua storia, a quello che lei ha portato qui, non credo che volesse dare un giudizio, insomma, morale su questo, ecco, mi sento di dire questo, poi, d'altronde, sì, Presidente, è altrettanto vero che, come dire... L'uscita forse era effettivamente da Vava di tutte le interpretazioni che hanno dato tutti quanti qui. Questo lo interpreta poi Questo, che vuole. insomma, dobbiamo, dobbiamo dirlo. Grazie ai nostri ospiti. Grazie. E grazie ai nostri ospiti. Noi lasciamo il momento al teatro e tra Gli poco attori. torniamo con il ministro Giovannini. Grazie. Viene naturale partire da una questione preliminare che è al centro di una famiglia variegata di controversie. Che cosa deve o non deve entrare nell'agenda della scelta pubblica? Che cosa deve o non deve essere affidato alle maggioranze che esercitano l'autorità politica? È facile vedere che nelle nostre democrazie costituzionali una posta in gioco familiare e ricorrente è quella della definizione e della ridefinizione nel tempo dei limiti della politica e dei confini fra ciò che deve essere pubblico e ciò che non lo deve essere. Basta pensare, ad esempio, alla tensione fra costituzionalismo e procedura democratica, alla sempre maggiore importanza di questioni etiche che entrano nell'agenda della discussione e della scelta pubblica, al conflitto fra diritto e legislazione. Ecco una serie familiare di questioni pubbliche su cui vi è, con maggiore o minore intensità, conflitto divisivo e si genera incertezza nella cerchia del discorso pubblico. Tuttavia, se dovessimo cercare un'area di familiarità fra esse, mm -hmm. potremmo riconoscere che ciò che è, in ogni caso, controversa è la definizione dello spazio appropriato per l'esercizio legittimo dei poteri a partire da quello politico. Ora... Proviamo a riconsiderare quella tensione fra il pezzo liberale e il pezzo democratico a un livello di maggiore astrazione. Cerchiamo in altri termini di adottare una prospettiva che ci consenta di orientarci nel guazzabuglio e di mettere alla prova i criteri del giudizio politico nell'incertezza generata. Dai dilemmi. Potremmo dire così: la discussione verte sui vincoli della scelta democratica, hm? e questi vincoli sono quelli dettati dalla condivisione degli elementi costituzionali essenziali. Se guardiamo in questo modo le cose, siamo naturalmente indotti a ricercare se vi sia una base pubblica che giustifichi la cornice entro cui poi ha luogo la procedura democratica di scelta collettiva. È una questione che chiama direttamente in causa il senso di giustizia costituzionale e naturalmente molte altre cose. Il nostro modello di società ben ordinata e il nostro modello di persona libera ed uguale. In una parola, la nostra idea di società giusta. E allora richiamiamo i nostri attori sul palco proprio per un applauso. Li ringraziamo per, questo, per tutti questi giorni. Insomma, prego, sì. venite pure Simon, sul palco. Simone. Grazie. Maria Vittoria Scarlattei, Simone Francia e Michele Lisi. Maria Vittoria Scarlattei, eccoli. Grazie. Eccoli. Ci hanno accompagnato e hanno aperto tutti i nostri dibattiti in questi giorni. Davvero, complimenti. Allora... allora. Dov'è? Non so se Mare è pronto il, il collegamento. Abbiamo collegato con noi. Il... Buonasera. Eccolo, buonasera, ministro. Spero mi sentiate bene. Buonasera a voi. Sentiamo buonasera. benissimo, buonasera ministro. La sentiamo bene. Enrico Giovannini, Ministro alle infrastrutture e le alle Mobilità eh, Sostenibili. Allora, eh, poi eh, le chiederemo ovviamente di tirare le fila, Ministro, di questa eh, non solo di questa giornata, insomma di questi tre giorni. Però parliamo e eh, partiamo partendo proprio dal suo ministero, che è uno eh, dei ministeri decisivi nella eh, transizione e nella eh, gestione dei fondi del PNRR. Insomma, l'Italia è un paese che ha diversi problemi sul fronte delle infrastrutture allora da che cosa partire tenendo presente proprio la sfida green beh partiamo da tante cose eh, perché il pnrr assegna e il fondo complementare e i fondi aggiuntivi che il governo ha stanziato su infrastrutture e mobilità ci consentono di fare moltissime cose ma io ne elenco quattro il primo eh, elemento che va considerato è una svolta a favore della transizione green utilizzando le ferrovie, la cosiddetta cura del ferro, che non riguarda soltanto l'alta velocità, anche se abbiamo il progetto finalmente di alta velocità Salerno-Reggio Calabria, che però poi è collegata a tutta una serie di ferrovie regionali. Investiamo sulle traiettorie. Diciamo così, dal Tirreno all'Adriatico e viceversa: la Roma Pescara, la Orte Falconara, insomma, tutta una serie di infrastrutture ferroviarie senza le quali la competitività del nostro paese è limitata, senza le quali il benessere di tanti cittadini è limitato proprio dalla mancanza di accesso a queste infrastrutture. Sappiamo quanto nel centro nord l'alta velocità abbia cambiato le scelte delle persone. Il secondo elemento è l'interconnessione. Connetteremo con le ferrovie 11 porti, 11 aeroporti, 9 centri per lo scambio, scambio intermodale delle merci, quindi un paese molto più connesso. Il terzo aspetto riguarda invece le città e il trasporto pubblico locale un investimento molto forte nel trasporto rapido di massa, le metropolitane, le tramvie eh, eccetera, ma anche il rinnovo dei mezzi, gli autobus e eh, non solo in senso green. E il quarto elemento riguarda invece la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare con un grande progetto che era stato avviato dal precedente governo cui noi però mettiamo quasi 3 miliardi in più per rigenerare tantissime città. Il punto cruciale è che il PNRR non esaurisce i fondi per questa trasformazione. Ci sono 23 miliardi nei prossimi anni del Fondo Sviluppo e Coesione e stiamo dialogando con le regioni perché anche loro... Orientino i loro fondi nella stessa direzione del PNRR. Ci sono 32 miliardi che nella proposta di legge di bilancio vengono assegnati al nostro Ministero, proprio per infrastrutture e mobilità, per proseguire lo sforzo di trasformazione oltre il 2026, anno entro il quale tutte le opere e gli interventi del PNRR devono essere completate. Ecco, Ministro. Siamo di fronte anche a un punto di svolta, ci sono i prezzi dell'energia da un lato che sono molto alti, ecco, qualcuno dice questo è il prezzo della transizione, ecco, come rispondiamo a chi muove questa critica alla transizione verde in questa fase? In parte è, il, è certamente vero, ma l'altro motivo è che il rimbalzo delle economie, non solo italiane, ma quelle europee, quelle mondiali, è stato molto più forte positivo di quello che si immaginava. E in più andiamo verso naturalmente la stagione invernale. E dunque il tema dell'approvvigionamento delle materie prime, non solo il gas, ma anche le altre materie prime, è un problema che tutti i paesi stanno affrontando e tutta l'Europa sta affrontando. Non a caso si è discusso proprio di una iniziativa europea per essere più forti sul mercato dell'energia invece di avere le domande gestite dai singoli paesi, un po' come è avvenuto per il vaccino. Ma il punto cruciale è che questo tipo di dipendenza, che per l'Italia è molto forte dalle importazioni di energia, ci deve spingere ad accelerare la transizione. Accelerarla attraverso l'installazione di impianti di energia rinnovabile nel nostro paese e il PNRR aiuta in questa direzione. Ma anche il risparmio di energia, perché abbiamo bisogno anche di andare in quella direzione, non solo per spendere di meno della bolletta energetica, ma anche perché finché continueremo a utilizzare fonti fossili, non solo non ridurremo gas uh, serra, ma non ridurremo neanche la pressione dell'inquinamento che nelle nostre città e nel nostro paese determina danni molto gravi. Ricordiamo che l'Italia ha una stima di circa 60.000 morti precoci all'anno a causa di malattie legate all'inquinamento. Quindi la conclusione di questa fase deve essere un'accelerazione verso il rinnovo delle fonti di energia, la riduzione dell'energia attraverso nuove tecnologie e non certo il rallentamento. Ministro, da un lato dunque i costi della transizione, dall'altro il eh, problema occupazionale, un eh, problema che è stato eh, lanciato qualche giorno fa dal presidente di Confindustria, sempre rispetto appunto alla eh, transizione. Lei poi peraltro è stato anche ministro eh, del lavoro. Insomma, come bilanciare tutti questi aspetti? È un uh, rebus su cui tutti i paesi si stanno interrogando. Io distinguerei quattro temi. Il primo è quello di accelerare la transizione ecologica in senso lato e da questo punto di vista creare molti più posti di lavoro sulle nuove attività. Il secondo aspetto invece riguarda il fatto che una serie di attività potranno e dovranno essere ridisegnate con eh, delle attinenze forti. Con i lavori precedentemente svolti. Faccio un esempio. È chiaro che per realizzare un'automobile elettrica eh, per il motore servono molti meno pezzi rispetto a un motore endotermico. Ma il rinnovo della flotta degli autobus disponibili in Italia, oltre 40.000, Grazie ai fondi del PNRR e agli altri fondi, apre la possibilità di creare una forte filiera di produzione di autobus ecologici nel nostro paese, e quindi la possibilità per molte imprese, invece che produrre componentistica per le automobili, produrre componentistica per gli autobus ecologici che oggi compriamo sostanzialmente dall'estero, in gran parte. Questo capacità imprenditoriale ma anche una politica di riformazione delle persone. Il terzo aspetto invece ha a che vedere con l'aumento della qualità del lavoro. Noi rispetto ad altri paesi abbiamo tantissimi lavori nei servizi a basso reddito e relativamente pochi nei servizi innovativi che sono anche pagati di più. Questo è un elemento di trasformazione che si fa grazie alla formazione, alla formazione continua e anche allo stimolo della nuova imprenditorialità. E poi l'ultimo elemento è il divario nord-sud che si fa sentire naturalmente anche in questa fase in cui un settore come quello delle costruzioni che era stato colpito durissimamente dalle crisi degli anni precedenti, invece sta ricevendo uno stimolo fortissimo sia per eh, i Diciamo il 110% per gli interventi di efficientamento energetico, ma anche per le nuove opere di cui vi ho parlato prima. E qui abbiamo un rischio di disequilibrio anche tra regioni. Noi abbiamo svolto una serie di analisi che ci mostrano come, per alcune figure professionali, effettivamente questo problema esiste, non necessariamente per altre. Ma questo è ancora il frutto di un rimbalzo molto forte di certe attività che stanno indubbiamente mettendo il mercato del lavoro italiano, che non è proprio tra i più efficienti, sotto pressione. Ecco, Ministro, eh, abbiamo dato molta attenzione eh, in questi giorni alla COP26 di Glasgow. Per il movimento ambientalista dei Fridays for Future è un fallimento. Ci sono le stanze di Cina e India che non sono in linea con l'Occidente. Cina e India dicono... Voi avete inquinato finora, adesso aspetta a noi farlo per recuperare lo sviluppo mancato. E poi c'è anche le emissioni eh, di anidride carbonica pro capita, insomma, che sono nettamente inferiori in rapporto alla popolazione per Cina e India, che sono due colossi. Come uscirne? Ma guardi, questa descrizione è solo parzialmente vera, nel senso che non c'è più nessuno ma neanche Cina, India e così via, che dicono lasciateci inquinare quanto vogliamo. E la ragione è molto evidente, sia perché tutti si rendono conto di quello che gli scienziati hanno ormai eh, reso chiaro, e cioè che senza un cambiamento profondo la eh, crisi climatica diventa un disastro assoluto per tutti, soprattutto per paesi eh, meno sviluppati ma anche perché alcuni dei giganti di cui lei parla, per esempio la Cina, ha, eh, è avanti tecnologicamente su molte produzioni che servono in realtà a tutto il mondo. Quindi il vero tema è come gestire eh, da un lato il passato, i passati investimenti, dall'altro evitare di commettere gli stessi errori. E questo vale anche in Europa, vale anche nei paesi in via di sviluppo. Ora, giudicare la COP26 dopo la prima settimana è un po' ingeneroso, non perché io sia convinto che sarà a tutti i costi un grandissimo successo, ma perché vorrei ricordare che la COP21, cinque anni fa a Parigi, si concluse con un accordo all'ultima ora. Dunque i negoziatori stanno lavorando intensamente per portare dei risultati importanti. L'altro elemento che ci deve eh, spingere verso un giudizio eh, equilibrato, ma ripeto, lo faremo alla fine della COP26, è che, viste visto le dichiarazioni fatte in occasione del G20, la presidenza italiana, eh, la COP26 si sta in, concentrando molto su degli accordi settoriali, lo abbiamo visto nei giorni scorsi, sull'agricoltura, sulla produzione di carbone in 40 paesi, sul ruolo della finanza e così via. Quindi dobbiamo mettere nel paniere complessivo della valutazione non solo le grandi promesse o gli impegni dei governi, ma anche questi interventi settoriali che pure fanno grande differenza. Il punto qual è? Sono i tempi. In cui tutto questo, anche con questi elementi settoriali, verrà realizzato, e poi il monitoraggio, la cosiddetta accountability, per far sì che le imprese, le banche, che, per esempio, hanno preso impegni molto forti nel mondo della finanza, siano messe sotto la lente di ingrandimento e così come i governi. Ecco, grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie, anche satellitari, ma anche lo sviluppo, della statistica siamo in grado di monitorare molto meglio quello che avviene in tutto il mondo. La mia speranza è che uno dei frutti della COP26 sia un impegno molto più serrato per valutare anno dopo anno gli impegni, perché questo decennio che si è appena aperto è cruciale, quindi non possiamo accorgerci di aver bucato gli impegni dopo cinque anni. Ecco, Ministro, rispetto ai Fridays for Future, rispetto a COP26, anche a quanto eh, abbiamo raccontato eh, questa sera, insomma, quelli che sono stati i temi eh, di confronto, torno su eh, un passaggio di quanto lei aveva scritto proprio in un libro eh, pubblicato dalla Terza. Aveva scritto di giustizia tra le generazioni e aveva proposto di inserire questo eh, principio nella Costituzione. Ci può spiegare che cosa intendeva e eh, chiarirci se ora i tempi sono maturi? Il tema della giustizia intergenerazionale è proprio al cuore del concetto di sostenibilità perché eh, uno sviluppo come eh, la Commissione Brundtland indicò molti anni fa è sostenibile se consente alla generazione attuale di soddisfare i propri bisogni senza compromettere il fatto che le generazioni successive facciano altrettanto. E quindi filosofi, eh, esperti di etica, economisti, io mi occupo di queste cose da vent'anni. Quando all'Ox nel 2001 eh, proprio eh, cominciamo un progetto internazionale most, molto osteggiato, per esempio, dagli Stati Uniti di Bush all'epoca, sulla misura della sostenibilità, dicevo, hanno identificato nel principio di giustizia intergenerazionale l'elemento giuridico, etico, da cui eh, poi discendono una serie di politiche. Ebbene, sei anni fa, eh, cinque anni fa. Con l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, di cui sono stato portavoce fino al momento di assumere questo incarico di governo, proponemmo proprio l'inserimento in Costituzione del principio di giustizia tra generazioni. Io sono molto lieto che il Senato l'altro giorno abbia votato per la seconda volta la modifica dell'articolo eh, 9 della Costituzione italiana e dell'articolo 41, introducendo proprio il concetto di giustizia tra generazioni tra i principi fondamentali della nostra Repubblica. Tenga presente che, come ha indicato il Senato, è la prima volta eh, che si toccano i principi della nostra Costituzione. E quindi il Senato si è già espresso due volte, la Camera già una volta sul testo e a gennaio dovrebbe esserci il voto finale per l'inserimento da un lato di questo principio nell'articolo 9, dall'altro una modifica dell'articolo 41 che parla della libertà di impresa d economica, in cui si aggiungono delle parole importanti, perché si, dico, si dice che questa attività economica non può andare a scapito né della dimensione sociale della libertà, del rispetto delle persone e così via, ma anche della salute e dell'ambiente. In questo modo si sintetizza proprio il carattere multidimensionale del concetto di sviluppo sostenibile che ha una dimensione economica, sociale e ambientale. Quindi lo sviluppo sostenibile non è solo una questione ambientale, ma deve mettere insieme tutte le dimensioni con queste due modifiche costituzionali io credo che il nostro Paese faccia un salto molto importante, allineandosi a Paesi che, anche recentemente, la Francia ha fatto la stessa cosa. Ed è un passaggio da cui immagino, spero, discenderanno decisioni molto importanti, perché nel caso in cui venissero approvate delle leggi contrarie a questi principi, eh, chi si sente danneggiato da quelle leggi potrà eh, far valere questi principi nella discussione in Corte Costituzionale. Quindi eh, come vede quel sogno del, eh, nel libro Utopia Sostenibile 2018 si sta realizzando come altri aspetti nel eh, nell'ultima parte del libro, ne elencavo alcuni, tra cui il fatto che l'Unione Europea abbia preso il tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica come centrale delle proprie politiche che si è visto proprio nella risposta alla pandemia. Ministro un'ultima domanda eh, che mette insieme sia la questione generazionale sia la questione climatica, penso ai Fridays for Future. Questa sera abbiamo parlato di crisi della rappresentanza, della necessità che i partiti in qualche modo intercettino queste istanze. Le chiedo un commento su questo e quali possono essere le risposte della politica? Guardi, io credo che il movimento Fridays for Future, in particolare Greta Thunberg e di tanti giovani, e meno giovani, che si impegnano in questa operazione, abbiano fatto la differenza, stiano facendo la differenza. E io ho incontrato Greta Thunberg quando venne in Italia ormai un anno e mezzo fa, e ehm, a parte questo, eh, proprio il mio impegno per mobilitare la società civile. Insieme al presidente di Asbis eh, Pierluigi Stefanini e molti altri, eh, testimonia il fatto che eh, serviva un cambiamento culturale. Ora, se lei mi domanda se i partiti sono pronti a fare questo salto, le dico che eh, c'è un certo ritardo, ed è un ritardo legato a vari fattori, un elemento culturale, ma anche un elemento generazionale, proprio perché sappiamo ma questo vale anche per le imprese, per tanti centri decisionali, che eh, gli uomini ultra-cinquantenni hanno una resistenza culturale maggiore rispetto alle donne eh, e ai giovani su queste tematiche. Ma è ineliminabile, è inevitabile. Quando oh, con il governo Draghi abbiamo fatto una scelta forte di destinare il, al PNRR, secondo le regole europee, i fondi, secondo il principio del do not significant harm, cioè di non danneggiare in modo significativo l'ambiente. Abbiamo complessivamente il 37% del PNRR in questa direzione, per la parte di competenza del nostro Ministero siamo al 76% e di questo sono, come puoi immaginare, molto lieto. Abbiamo fatto una scelta di campo e, e anche le azioni che poi sono state proposte al governo e votate dal Parlamento anche recentemente vanno in questa direzione. Il problema vero è il tempo, la tempistica con cui dobbiamo operare è strettissima, ma quello che io vedo è che c'è una consapevolezza molto forte anche della politica a livello territoriale, al di là dei problemi dei partiti e dei partiti nazionali. Vediamo che tante regioni si stanno dotando di eh, piani per eh, lo sviluppo sostenibile, le città stanno andando in questa direzione. Il sindaco Nardella a COP26 in rappresentanza di Eurocities ha mostrato come tantissime città sono a, sulla frontiera in questa direzione. Ecco, se i partiti vogliono intercettare non solo il cambiamento in corso, ma il futuro, è un, questo è un tema ineliminabile, anche perché ne va del benessere degli elettori di tutte le età, di tutti i generi e di tutti i territori, che credo sempre di più si siano accorti che gli errori del passato non possono essere ripetuti. E questo mi rende non solo fiducioso sulla possibilità di cambiare, ma eh, mi rende anche insieme a tanti altri impegnati per cambiare ora le politiche, soprattutto grazie all'impostazione europea e nazionale di un investimento dei prossimi dieci anni che può veramente cambiare il volto del nostro Paese. Grazie al ministro Enrico Giovannini per aver tirato le fila grazie. di questa tre giorni, aver sottolineato ancora una volta l'urgenza no? di agire in fretta rispetto ai temi e alle sfide che attendono il nostro Paese. Buon lavoro, ministro. Grazie, grazie a voi. Dunque, siamo al termine di questa tre giorni, Chiara. Noi eh. ringraziamo naturalmente il pubblico che ci ha seguito in sala e da casa, i relatori. Una tre giorni molto animata, l'ideatore di questo festival che l'ha ideato e progettato sono gli editori La Terza, che ringraziamo. Prodotto da Erdo Teatro Nazionale, Comune di Modena. Con il supporto di Biperbanca ed Enel e il contributo di Fondazione Modena. Media partner Rai Radio 1 e Rai News 24, Radio 24. regia video di Riccardo Frati. Gli attori li abbiamo già ringraziati, ma le ringraziamo ancora una volta Maria Vittoria Scarlattei, Simone Francia e Michele Lisi e un grazie anche eh, a Lia, Lia di Trapani e Giuliannale e Giuliannale, Giuliannale la terza, che ci hanno e Giuseppe la Terza che ci hanno seguito e sostenuto e grazie a voi per averci seguito. Grazie. E per aver partecipato all'inventario del possibile. Buona serata.